degli altri impegni successivi che prendi altre personalità che sono qui presenti e non vogliamo interferire eccessivamente con i loro impegni. Innanzitutto volevo leggere il messaggio che il Presidente della Camera dei Deputati ha mandato a questa nostra iniziativa. Il Presidente in un viaggio di Stato all'estero e ci dice: rivolgo i miei saluti più cordiali a tutti i partecipanti alla presentazione del progetto 2030-2040 Futuri Probabili, promosso dalla Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine in collaborazione con Intesa San Paolo. Concomitanti impegni istituzionali mi impediscono di essere presente, ma l'occasione mi è gradita per esprimere il mio apprezzamento per questa importante iniziativa. Essa ha il merito di offrire un prezioso strumento di conoscenza per esplorare in modo trasversale e interdisciplinare scenari e prospettive dei prossimi decenni. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da rapidi mutamenti tecnologici, interconnessioni senza precedenti, è infatti indispensabile sapersi orientare per poter compiere scelte informate e consapevoli per il presente e per il futuro. Il futuro appartiene ai giovani, occorre incoraggiarli a diventare protagonisti del cambiamento e non semplici spettatori. Serve dunque un forte impegno da parte della politica e delle istituzioni nel fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per affrontare con fiducia e determinazione le sfide che le attendono. Le loro energie, il loro entusiasmo e dinamismo, laddove riescono a liberarsi e esprimersi pienamente, rappresentano infatti uno straordinario motore per la crescita culturale, sociale ed economica del Paese. E ringrazio quindi la Fondazione Leonardo per l'attenzione che hanno inteso rivolgermi, augurando pieno successo all'evento. Ringrazio molto naturalmente il Presidente della Camera. Devo dire che il Ministro dell'Istruzione, anche lui è all'estero per ragione del suo impegno, ma sarà rappresentato qui dal Sottosegretario Paolo Frassinetti, il cui aereo fa ritardo anche quello. Non so se è lo stesso di cui con Giacomo Scianese, quindi arriverà tra qualche attimo. Devo dire che in questo lavoro che sarà esposto in tutti quanti i suoi particolari poi da Marco Casu, che l'ha diretto e lo dirige con straordinaria capacità e impegno, sono stati vicini in autorità per la cyber security, il garante per la privacy, Banca Intesa. Ringraziamo molto Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro, che ha qualche impegno in questo periodo, diciamo così. Lei ha sospeso questi impegni per poter essere con noi, ne siamo grati. Avete ascoltato questo motivo iniziale, le musiche sono di Marco Fasano, l'arrangiamento del maestro Annona. Ecco, che cosa rappresenta questa ricerca? Lo dirà Marco Causu. Io devo dirvi molto semplicemente che abbiamo ascoltato circa 900 ragazze e ragazzi di tutta Italia, dalla provincia di Brindisi alla provincia di Milano, e ciascuno ha parlato di sé e del suo futuro. Cosa pensava di fare? Cosa pensava di vedere di sé nel futuro? Perché c'è un punto di fondo. Noi non so se conosciamo così bene le giovani generazioni e non so se i paradigmi negativi che molto spesso vengono fuori sui mezzi di comunicazione, che riguardano poche unità di persone, poi si riverberano su tutta la giovane generazione. Noi abbiamo incontrato ragazzi straordinari e abbiamo incontrato, lasciatemelo dire, professori straordinari, insegnanti straordinari. Qui c'è un punto di fondo che riguarda il nostro Paese, nel senso l'insegnante è quello che trasmette i valori della società da una generazione all'altra. Ma il problema italiano è che questo ruolo non è riconosciuto da quella società i cui valori sono trasmessi. È una contraddizione grave che abbiamo. Che abbiamo visto la disponibilità, il sacrificio che moltissimi insegnanti hanno messo in questo lavoro, l'impegno a costruire un rapporto positivo con i ragazzi stessi. E il fatto che qui, in una delle sale più prestigiose della Camera, sono presenti tante ragazze e tanti ragazzi, io credo che sia un fatto importante e nuovo per loro. Credo che lo ricorderanno di essere stato in un posto così. E devo dirvi che i filmati che vedrete, non tutti, stiamo attenti, no? Sono pochi minuti, trasmetteremo, sono stati scelti dall'Expo di Osaka, ci hanno chiesto di mandarli, avendoli visti, visionati, perché in Giappone vogliono fare una comparazione tra cosa pensano i ragazzi e le ragazze e gli adolescenti italiani e cosa possono pensare gli stessi problemi gli adolescenti giapponesi. È un confronto tra loro
lo vedono tra Asia ed Europa, credo che sia un po', come dire, un po' vasto come confronto, però è chiaro qual è l'idea, l'idea di vedere una comparazione, e questa, come dire, è la riprova della qualità del nostro lavoro. Io a questo punto devo dirvi poi che per questa ricerca si intreccia con un'altra ricerca che si chiama Pedagogia Digitale. In sostanza noi abbiamo registrato questo, che i divieti in materia digitale servono poco, serve molto la pedagogia, l'educazione e l'uso. E quindi abbiamo un lavoro in corso, per ora sperimentale, sempre sostenuto dall'Intesa San Paolo, diretto ai bambini delle elementari e gli adolescenti del primo ciclo delle scuole medie inferiori, su un uso corretto del digitale educativo. Cioè il problema non è il divieto, come sapete il divieto è fatto per essere girato, specie dei ragazzi. Altro è capire bene come, usando in modo intelligente questo tipo di mezzi, si possono avere dei vantaggi, si possono evitare dei rischi. Una delle cose che capita spesso di dire a questi ragazzi è: ma secondo voi è giusto che bambini della vostra età lavorino? Loro ti dicono no. Ecco, però voi quando giocate con quella roba lì lavorate? Come lavoriamo? Sì, perché state ridati a delle persone, i quali poi su quei dati ci costruiscono determinate cose. Ecco, come dire, prospettive di questo genere un po' gli fanno capire che quella macchina che hanno in mano non è un giocattolino, è una cosa complessa. Più facile parlare con gli insegnanti, meno facile parlare a volte con i genitori. E con i genitori c'è molto spesso un problema di, come dire, quasi di sentirsi chiamati in causa rispetto ad un uso non corretto della questione. Ecco, io direi, a questo punto il quadro sul quale stiamo lavorando è questo. Io chiederei a Marco Caso, io stesso che venga Jacques Moscianese, che sia Marco a farci un po' il quadro delle cose che sono state a quelli lavorato, e poi quando verrà Jacques parlerà. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutte e tutti. Ringrazio le istituzioni presenti e non presenti che hanno sostenuto il progetto e il sottosegretario Frassinetti. In 2 anni, perché abbiamo iniziato 2 anni fa, Futuri Probabili ha parlato con più di 1.000 giovani, è stato detto, in oltre 30 città da tutta Italia. Quindi anch'io vorrei ringraziare tutte le scuole, tutti gli insegnanti, tutte le alunne e tutti gli alunni che hanno risposto alle nostre domande e poi hanno fatto loro a loro volta altre domande, e queste domande soprattutto ci hanno guidato nella ricerca. Vorrei ringraziare anche tutti gli esperti che abbiamo consultato, voci esperte in ogni campo, dalla meccatronica alla sociologia, in particolare Domenico De Masi, che poco dopo l'intervista che gli abbiamo fatto è scomparso. Alcune voci che abbiamo consultato interverranno oggi dal palco o in collegamento, quindi ringrazio Pietrangelo Buttafuoco, Roberto Battiston e Nunzia Ciardi. Altre persone parleranno, altri esperti che abbiamo consultato parleranno nei contributi multimediali che vedremo, come Massimiliano Nicolini, che è il faro tecnologico è stato di questo progetto. Ringrazio ovviamente gli illustri membri del Comitato Strategico, Maria Chiara Carrozza, Alberto Castelvecchi, Luciano Floridi, il dottor Stefano Lucchini, Carlo Ratti e gli advisor Danila Prea, Matteo Boaglio, Monica degli Innocenti, Vincenzo Pisani, Francesco Contorno. Ovviamente anche le ricercatrici Anna Giuricovic Dato, Ginevra Leganza e Regina Salviato, il comparto tecnico Aleandro Cifuentes, Jacopo Manzo, Davide Orru, Gregorio Sassoli. Ringrazio l'avvocato Jacques Moscianese e Intesa San Paolo, i colleghi già citati Lucchini, Boaglio degli Innocenti e Giorgio Paoletti. E ringrazio anche io l'ambasciatore Vattani, Roberto Malfatto, che è qui, e tutto il commissariato dell'Expo 2025 di Osaka per aver selezionato una versione di Futuri Probabili per il padiglione italiano. Questo, ragazzi, vorrà dire che alcuni di voi saranno proiettati alti 3 metri all'ingresso del padiglione italiano ad Osaka a spiegare il futuro al mondo. È una bella cosa, siamo molto contenti di questo. Perché ringrazio tutti questi nomi? Non è solo per un fatto formale, è proprio un fatto sostanziale. La sostanza di questo progetto è che è un dialogo tra diverse generazioni, tra diverse competenze, anche tra diversi linguaggi, dal testuale al multimediale, persino al musicale. Ringrazio anche io Marc Fasano, il maestro Annona. In fondo anche il logo
che vedrete, che avete visto, questo cubo restituisce, anche la grafica, no? Restituisce un'idea di probabilità, di futuro che è soltanto probabile, non è certo, possiamo ancora avere un margine di intervento. Innanzitutto questo progetto è un dialogo tra diverse generazioni, questa cosa è la prima volta nella storia che ci sono compresenti, che convivono 5 o 6 generazioni. Questa è una grande possibilità, perché quante prospettive diverse, quanti diversi futuri probabili, quante diverse prospettive sulle stagioni del progresso tecnologico. Le ultime generazioni sono tutte scandite da diversi dispositivi. Ovvio, noi arriviamo al mondo e poi ci abituiamo al mondo com'è, che è un mondo plasmato da una stagione di dispositivi. Quindi è molto importante valutare con anche quelli che li hanno visti arrivare questi dispositivi, insomma, che riescono ad avere un minimo di distanza critica, mentre ovviamente chi arriva al mondo si abitua al mondo che c'è. E quindi diciamo, è una grande possibilità e anche una grande necessità, perché il futuro dobbiamo costruirlo tutte e tutti, tutte queste generazioni. Poi un dialogo tra diverse competenze, perché una ricerca sul futuro non può deve considerare tutti, non conosce confini disciplinari, bisogna tener conto della demografia globale, di quella locale, della composizione sociale, della composizione atmosferica, quindi dell'ambiente, di tutte le più recenti innovazioni in campo tecnologico e anche persino aerospaziale, pure ai vuoti normativi dello spazio cosmico, ma anche dello spazio cibernetico, e fino al gaming, no? E fino anche alle disuguaglianze globali, e fino all'intelligenza artificiale. Poi, infine, è un dialogo tra diversi linguaggi, dal testuale al multimediale, e il multimediale è fondamentale se si vogliono, appunto, tirare dentro i giovani, se si vogliono coinvolgere i giovani. L'idea di partenza, che è stata già spiegata dal Presidente, a comprendere il futuro dei giovani significa comprenderlo con i giovani. Il futuro non c'è, è un oggetto di ricerca molto particolare, non c'è ancora. Ci sono i giovani che lo abiteranno, uno può fare o la ricerca sui giovani o la ricerca con i giovani. La ricerca sui giovani sono l'oggetto della ricerca, invece no, sono i protagonisti, questo abbiamo provato a fare. E insomma, ci siamo riusciti tutti insieme. Abbiamo prodotto oltre 3 ore di docufilm, 40 clip per i social, alcune delle quali anche di grande successo. Ora questo 90-100.000 visualizzazioni, tantissime interazioni per alcune clip su TikTok di natura culturale, sono grandi successi, vuol dire che si può fare. Oltre 20 interviste ad esperti, oltre 40 articoli di approfondimento. Oggi ne vediamo 2 di docufilm. Uno è stato presentato al meeting di Rimini l'estate scorsa. Ringrazio il professor Andrea Simoncini e tutti gli organizzatori del meeting di Rimini, ma anche Massimiliano Nicolini e la Olitec, grazie al quale questo docufilm che vedrete, che riprende un po' i temi della prima fase della ricerca, è stato visto da 215.000 persone nel metaverso. È il record sia di presenze del meeting di Rimini, ovviamente, sia anche del metaverso, proprio il Guinness dei primati per più persone presenti in un singolo ambiente del metaverso. Quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno reso possibile quell'evento. Ce lo rivediamo. Questo primo docufilm, che sta per iniziare, parla di tanti temi, parte dal metaverso. Il metaverso è quella cosa che nessuno sa bene cosa sia, però è già qui. E qui appunto bisogna parlare di stagioni digitali. Molti ragazzi non stanno più sui social tradizionali, stanno su delle piattaforme di gaming. E gaming sembra gioco, ma ogni giorno il gaming riunisce 3 miliardi di persone, di active users giornalieri. Questi ragazzi stanno su queste piattaforme e fanno cose su una singola piattaforma che noi facciamo con tante applicazioni, chiamano, videochiamano, scambiano. Sono la rete del futuro, in qualche modo, e ne anticipano alcuni tratti nel bene e del male. Sono già i dispositivi del futuro, già realtà immersiva, già con un potenziale di intrattenimento, con un potenziale immersivo molto maggiore, ma anche con un potenziale di condizionamento, anche con un potenziale, no? Con un alto impatto intrusivo. Ed è bene che appunto che ci ragioniamo su queste cose, e lo stiamo facendo proprio a partire, come diceva il Presidente, da futuri probabili e dal lavoro che abbiamo fatto sul gaming. È nato un altro progetto, che l'onore di coordinare con il Presidente Violante,
pedagogia del digitale, cyber safety e consapevolezza a partire dalla scuola primaria. Abbiamo per ora 2 scuole di Torino, 2 scuole di Roma e 2 pugliesi, 6 quinte elementari con docenti, alunni e genitori, che sono tutte parti fondamentali della scuola, e noi abbiamo provato a riunire la scuola. Ringrazio anche io tutti gli enti che hanno reso possibile questa sperimentazione, che speriamo poi di riproporre anche, diciamo, in maniera più estesa. E quindi l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il Ministero per l'Istruzione del Merito, il Garante per la Protezione dei Dati Personali e Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, tutti gli illustri membri del Comitato Scientifico di Pedagogia del Digitale, che attualmente appunto in sperimentazione. I primi risultati sono fantastici in termini di reazione e di coinvolgimento dei ragazzi. Niente, dico solo un'altra cosa: il secondo docufilm è la versione ridotta dell'ultimo docufilm prodotto nella prima fase di Futuri Probabili, parla di intelligenza artificiale e del suo impatto sul mondo di domani e di oggi. Un'ultima cosa, salve, intanto saluto l'avvocato Giacomo Scianese, che appunto ringrazio, ho già ringraziato prima. Chiudo qui, ci sono dei momenti nella storia in cui è difficile guardare positivamente al futuro, no? Con un atteggiamento positivo. È proprio in questi momenti che occorre rimboccarsi le maniche e lavorare alla costruzione del futuro. Per la costruzione del futuro è importante, secondo noi, vedere tante ragazze e tanti ragazzi, anche quelli che sono qui, ma quelli che vedrete in video anche, prendere la parola su temi importanti, metterci la faccia, la testa, il cuore, e anche l'umanità, restituire umanità dei dati. Il 24% dei ragazzi italiani è a rischio gaming disorder, che ovviamente comprende tantissime patologie, tra cui psicologiche, pura dipendenza anche, ma anche conseguenze neurologiche può avere. Sono 90.000 ragazzi in Europa. Ecco, questi dati noi siamo ancora fatti per riceverli in un modo. Invece Domenico, 13 anni, Barletta, che vi spiega il suo problema, lo recepiamo in modo diverso, più che percentuali, più che dati, che sono molto importanti. E quindi niente, grazie a tutti, la seconda fase di Futuri Probabili parte qui, e invito l'avvocato Giacomo Scianese e ringrazio tutte e tutti, grazie. Grazie. Grazie, grazie mille. Io intanto mi scuso per il ritardo, Presidente, ma l'aereo purtroppo ha fatto un po' tardi, e mi scuso per questa voce, ma a Milano essere allergico in questo periodo è qualcosa di molto complicato. Quindi io ringrazio moltissimo il Presidente Violante, Marco Casu ovviamente, Annalena Benigni, i giovani studenti che parteciperanno alla tavola rotonda, Roberto Battiston, Pietrangelo Buttafuoco, Nunzia Ciardi e il sottosegretario Paola Frassinetti, ma soprattutto un saluto molto, molto caloroso ai ragazzi che sono qui oggi. Devo dire che quest'aula è di una bellezza incredibile, con tutti i ragazzi molto giovani. Mi è capitato di fare qualche convegno qui e devo dire che questa è veramente l'aula più bella che ho visto. Futuri Probabili è sicuramente un progetto di grandissimo interesse, al quale ovviamente Intesa San Paolo ha aderito subito, perché ha, diciamo, a mio avviso, il particolare merito di affrontare un tema molto cruciale, che è appunto quello del dialogo con le giovani generazioni e il confronto sul loro futuro in una chiave nuova, direi illuminata. Marco Casu ha appena descritto un po' il progetto, però è bello perché parte in primis da contenuti di urgente attualità, di cui poi mi soffermerò più avanti, volendo affrontare anche i singoli argomenti, accogliendo la visione alta degli esperti e l'opinione straordinariamente diretta e informata dei ragazzi. Chiaramente Intesa San Paolo è molto vicina a queste tematiche, vicina alle nuove generazioni, al dialogo intergenerazionale, pertanto abbiamo subito aderito con grande interesse al progetto proposto dal Presidente Violante e della Fondazione Leonardo, che con un approccio appunto innovativo si è proposto di intercettare i bisogni, le richieste e le attitudini dei giovani di domani in un mondo evidentemente in continuo cambiamento. Un mutamento che abbiamo definito in un nostro recente studio che abbiamo fatto come Intesa, ossia la società in divenire, osservando quindi le trasformazioni che stanno
avvenendo e i nuovi paradigmi che il sistema mette in atto per adeguarsi al divenire delle cose. Se mi permettete faccio un po' di self-marketing, veramente 3 minuti per quanto riguarda Intesa, perché interessa i giovani, i ragazzi che sono in questa aula, e mi piace ricordare quello che fa Intesa, in particolar modo il programma Giovani e Lavoro, che ha l'obiettivo di offrire corsi di formazione gratuiti ai giovani attualmente non occupati per aiutarli ad acquisire le competenze che le aziende cercano e a favorire l'accesso al mondo del lavoro. Dal 2019 al 2023 questo programma ha consentito l'inserimento in aula di oltre 3.900 studenti. Mi piace anche ricordare questa borsa di studio che chiamiamo Per Merito, è un finanziamento che Intesa San Paolo dedica ai giovani che vogliono affrontare l'università a condizioni estremamente agevolate. Io ho avuto il piacere di recente a Londra di incontrare una ragazza che ha appena finito il suo percorso di studi, che oggi lavora con l'ambasciatore d'Italia in Inghilterra, nel Regno Unito, che ha studiato al King's College grazie a questa nostra borsa di studio. Quindi sono degli esempi incredibili. Tornando a Futuri Probabili, io trovo che Futuri Probabili sia un lavoro ampio, originale per la trattazione dei temi, attuale anche nel metodo, originale perché mette insieme i punti di vista di studiosi acclarati da un lato e dall'altro ragazzi che vanno tra gli 11 e i 20 anni, appartenenti anche ad aree geografiche diverse del paese, e ne emerge effettivamente uno spaccato molto articolato, un'espressione genuina raccolta sul campo circa la percezione delle nuove generazioni, delle giovani generazioni, dei temi esplorati, rapporti con le istituzioni, la politica, la tecnologia, l'energia, la digitalizzazione, il gaming, come ricordava il dottor Casu prima, la space economy, l'intelligenza artificiale. Ecco, alla freschezza comunicativa delle interviste, i testi di approfondimento aggiungono una chiave, devo dire, molto interessante di conoscenza. E quindi è stato fatto un lavoro importante di montaggio e design multimediale, e ne è risultato un prodotto altamente fruibile anche sui nuovi canali social. Anche la colonna sonora appositamente creata spinge a lanciare lo sguardo sul futuro. Quindi ribadisco, Intesa San Paolo ha partecipato a questo progetto con grandissimo interesse, e sviluppando, credo, con la Fondazione Leonardo un dialogo molto proficuo, molto, molto importante, e devo dire che riteniamo che il risultato del progetto Futuri Probabili possa essere di interesse anche per gli stakeholder istituzionali che sono qui presenti oggi, i think tank, le associazioni, gli studiosi di fenomeni sociali, demografici ed antropologici. Io chiudo dicendo che questo risultato ovviamente ci soddisfa moltissimo, e con il presidente Violante stiamo già parlando del futuro e di come continuare a lavorare insieme su queste tematiche, che sono veramente le tematiche più importanti. L'investimento sui giovani è la cosa più importante che il nostro, diciamo, le nostre istituzioni devono mettere in atto. Grazie mille. Tu sai cos'è il metaverso? Il metaverso. Il metaverso, no. Multiverso. Cioè, diversi universi. Da quel che ho capito è il mondo virtuale. In questo momento non è a livelli dell'immaginazione. Il metaverso fa un po' schifo adesso. Probabilmente tra diversi anni la tecnologia ci farà percepire la realtà virtuale come una realtà reale. No, perché camminare in un parco vero è proprio sentire, per esempio, noi in classe diciamo che sentiamo l'odore della pioggia, capito? Per invece nel gioco c'è... Un gioco adesso lo vedi come una cosa finta, una cosa... Però con una buona tecnologia e con un buono studio, secondo me, questi videogiochi possono anche sembrarti reali. Dipende anche ovviamente dalla quantità di soldi che ci guadagnano sopra. Sì, perché alla fine con quelli, ad esempio, come può andare avanti FIFA, va avanti anche la Apple. Più fanno soldi, più aumenta la qualità.
Io nel futuro immagino una tuta nella quale è possibile toccare un'altra persona nel videogioco e l'altra persona riesce a recepire il tocco. Se continuano così potrebbe diventare molto simile alla vita reale, potrebbero costruirci dei giochi in cui veramente tu, anche se stai fermo su una scrivania, nella tua mente ti stai muovendo, stai esplorando un mondo, eccetera. E questo sicuramente avrà dei vantaggi e degli svantaggi. Cioè, se già adesso delle persone confondono il mondo reale con l'immaginazione, con quei giochi, se i giochi diventano uguali al mondo reale, diventerà un po' un disastro. Quanto tempo passi davanti a te? Oh, un paio di ore al giorno. Boh, 4-5 ore al giorno. Giocavo, prima, giocavo molto, cioè ero proprio forte. Poi ho smesso. E la mamma e papà che dicono? Dalla fastidio. Ti guasti la fantasia, il cervello. Ho avuto una crisi epilettica e passa, cioè ora sto bene, vivo, faccio. E mi hanno detto che una delle cause, diciamo, probabili, era appunto che la sedentarietà e il fatto che giocavo troppo. Game over. Penso che nei videogiochi, quelli seri, c'è anche un lavoro nel immaginare anche l'aspetto psicologico di quello che andrà a giocare per farlo rimanere il più tempo possibile incollato allo schermo. 10 ore. Senza mai mangiare, fermarsi. No, mangiavi mentre giocavi, aspettavi, ti alzavi, bevevi, andavi in bagno. Però il punto era che tu stavi là. Più entri in quel mondo e più è difficile uscirne. Ma nessuno ti diceva che era troppo? Mia madre. Ah, e non l'ascoltava? Era difficile che l'ascoltavo, perché ti metto nella fuga del gioco. E adesso, diciamo, molto di meno, cioè l'ascolto di più mia madre. Secondo me prima o poi si capirà che è meglio stare a vedersi, fare una passeggiata, che vedersi dietro uno schermo. Ma secondo te tra 20 anni ci sarà l'odore della pioggia sul videogioco? No. Non si può fare? No, secondo me. Ci stanno lavorando. Davvero? Sì. Bello. Ti piacerebbe? Sì. Senti, facciamo questo esperimento. Chiudi gli occhi. Cosa? Ora tra 5 secondi li riapri, ma sono passati 23 anni. Ok, apri gli occhi, cosa vedi? Vedo... Per esempio io mi immagino il prato molto più, con molti più fiori, ma tanti, 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 come lo leggo nei libri. I ragazzi hanno paura che il fatto dell'inquinamento, dello scioglimento dei ghiacciai possa portare poi a qualche impedimento nei sogni nel futuro. I nostri figli non potranno realizzare i loro sogni. Tu la vivi questa paura sulla tua pelle? Ho paura, molta paura per il mio futuro. Come vedi i prossimi 20 anni? Ti fanno paura? Più guerre? Più povertà? Sì, assolutamente. Cioè, poi io da giovane, che sono appena uscito da reduce dal Covid, da questa guerra che è appena iniziata. Le persone di adesso non hanno voglia di fare figli perché non sanno se c'è un lavoro, se avranno un lavoro stabile, se appunto con l'ambiente ci sarà un futuro, e quindi si trovano costretti magari a non avere figli. Oggi i figli non si fanno per un problema economico o c'è anche un aspetto culturale? Entrambi. Ma tu li vorresti in un mondo più bello? No. Noi siamo stati tirati anche per appunto fare figli, per continuare la generazione. Certo, certo. Più andiamo avanti, secondo me, più la tecnologia si svilupperà. Col passare del tempo ci saranno lavori che non esisteranno più. Non puoi fare un'opera in digitale. Cioè, comunque la scultura è tutto lavoro con le mani, con i materiali. Magari tra 20 anni, diciamo, ci riusciremo ad avere un'intelligenza artificiale che magari prenderà anche il nostro posto all'interno di una società? Sostenibilità o progresso? Sostenibilità e progresso. Non sono uno al contrario dell'altro. Sì? Grazie al progresso imparare un modo per sfruttare comunque energia pulita e comunque magari salvare la terra, che senza questo progresso non...
non riusciremo a salvarla, non so. Sicuramente saranno inventati nuovi oggetti entro il 2040. Ci vuole uno? Ma cosa che potresti costruire tu, torni tu? È un motore nuovo per i veicoli, che invece di andare a combustione con benzina o diesel, va magari con l'energia solare. Ma secondo te nel 2040 a che punto siamo della transizione? Così, una proiezione? Dipende da troppi fattori. Nel senso, se continuiamo situazioni di guerre, ci concentreremo di più su altri fattori. Il Covid prima ha preso tutto quanto lo spazio dell'informazione, adesso c'è questo conflitto. Quindi c'è il rischio che entro il 2040 saremo più o meno allo stesso punto di adesso. Chiudete gli occhi. Chiusi. Ok, ora prima di riaprirli sono passati 15 anni. Piacerebbe vedere è l'impatto che le regolamentazioni che stiamo mettendo in atto come paese hanno avuto in Italia. Immagino per esempio un futuro diverso per l'agricoltura, per il nostro territorio. Immagino pannelli fotovoltaici su questo tetto e pannelli agrivoltaici nei nostri campi, che quindi permettano l'utilizzo del suolo e il recupero dell'energia. E ci immagino in quanto cittadini come più partecipi a quella che è la nostra vita politica e possibilmente anche un pochino più capaci di immaginare positivamente la nostra traiettoria futura. Buongiorno a tutti, grazie al presidente Luciano Violante per questo bellissimo invito, grazie soprattutto ai ragazzi che tra poco avrò l'onore di ricevere su questo palco, grazie a Intesa San Paolo che sempre sostiene i progetti che riguardano i giovani, le nuove generazioni, lo dico perché è la stessa cosa anche con il Salone del Libro e quindi ho accolto con molta felicità questo invito perché abbiamo in comune con la Fondazione Leonardo questo interesse particolare per i ragazzi ed è un interesse che si sviluppa soprattutto in una cosa che è diventata forse più rara, ma che crediamo che sia molto importante, che è l'ascolto. Questi ragazzi hanno moltissime cose da dire e hanno bisogno di essere ascoltati. Prima il dottor Marco Caso ha detto una cosa molto interessante, ha detto questo non è uno studio sui ragazzi, ma è uno studio con i ragazzi ed è questa la discriminante ed è questo che fa essere questo progetto speciale, perché non siamo noi adulti stanchi, tra l'altro se a me chiedono di chiudere gli occhi e poi sono passati 15 anni mi dispero, perché appunto a un ragazzino si può chiedere, se lo chiedono a me, questi 15 anni volatilizzati lo trovo terribile e quindi insomma non siamo noi adulti i protagonisti di questo presente, ma possiamo e abbiamo il dovere, l'opportunità, gli strumenti per far sì che lo siano
i ragazzi, e quindi dobbiamo prima di tutto ascoltarli, fare loro le domande, chiedere loro che cosa ne pensano di questo mondo e di questo futuro e aiutarli a sviluppare le loro inclinazioni, capacità, competenze, passioni. Mi sembra un compito entusiasmante e mi sembra urgente, mi sembra necessario. Sono onorata di avere adesso al mio fianco queste ragazze, ragazzi così, così giovani e così appassionati ognuno nel loro campo, e quindi li inviterei subito a venire qui accanto a me per raccontarci, per raccontarvi le loro esperienze. Mettetevi dove ci sono i vostri nomi. Dov'è Flavio? Ok. Accomodati, ciao. Grazie, ciao. Allora, so che ciascuno di voi è particolarmente brillante, particolarmente appassionato di una materia, di qualcosa che naturalmente ha molto a che fare con il futuro. Vi avverto che questi ragazzi ne sanno molto più di noi e sono in grado di insegnarci delle cose, di spiegarci delle cose, non solo perché hanno le menti molto più fresche e veloci, ma perché hanno molto, molto studiato. Ad esempio, so che se chiedo a uno di voi che cos'è il metaverso, potrò averne una risposta molto più precisa e molto più interessante di quella che darei io. Flavio, visto che sei arrivato adesso, me lo vuoi dire tu? Dai, vieni qua. E poi anche Annalisa, certo. Allora, il metaverso, secondo me, è un luogo comunque che può essere considerato sia reale, ma allo stesso tempo è un luogo anche immaginario, perché comunque è un luogo creato dall'uomo stesso e che ci dà la possibilità di metterci in comunicazione comunque con persone che sono anche distanti dall'altra parte del mondo e che hanno una situazione diversa dalla nostra, e ci permette di collegarci con loro, di scambiare comunque informazioni tra queste due culture differenti. E su me è un qualcosa di veramente bello, e si è sfruttato comunque in modo per ambiti, sia comunque per sviluppare nuove tecnologie, anche migliorarlo per portare una comunicazione più efficace, può sicuramente portare a un mondo migliore. Tu sei uno studente del liceo digitale, ci vuoi dire di che cosa si tratta? Allora, il liceo digitale è comunque un liceo sperimentale che è stato fondato a Roma nell'Istituto Matteucci, e io faccio parte della classe 2LD, che è stata la prima classe del liceo digitale. È stata un'esperienza per ora molto formativa, che non mi ha formato solo accademicamente ma mi ha formato anche personalmente. Ho apprezzato anche molto comunque il collegamento tra le materie scientifiche e le materie umanistiche. Infatti nel nostro istituto, come nel MIT, noi facciamo comunque filosofia dal primo anno
e ciò ci porta a sviluppare un pensiero critico e maggiore rispetto comunque ad altri ragazzi che lo devono cominciare per forza dal primo anno. Sono molto felice di aver scelto comunque questo istituto, che mi ha dato l'opportunità di imparare anche molte cose in ambito digitale e sull'intelligenza artificiale, anche grazie al presidente Violante e alle collaborazioni con Futuri Probabili. È stata un'esperienza che veramente mi ha formato e sono felice di far parte di questo percorso. L'ultima domanda. Poi ti lascio sedere. Quanti anni hai e che cosa farai da grande? Io ho 15 anni e spero che da grande mi svilupperò comunque nel mondo scientifico, quindi in ambito forse biologico, ma sempre rimanendo collegati all'informatica e alle intelligenze artificiali, quindi probabilmente un'applicazione futura di quello che sono le scienze con le intelligenze artificiali e l'informatica. Grazie Flavio. Allora, adesso, sempre per rimanere nel metaverso, chiedo ad Annalisa di raggiungermi qui sul podio. Questi ragazzi sono di età diverse, di formazioni diverse, e Annalisa ha qualche anno in più, è una ventenne con cui ho chiacchierato prima, e vieni e raccontaci. Ti lascio il podio. Grazie. Buongiorno. Anzitutto grazie per l'invito. Ringrazio il presidente Luciano Violante per averci permesso di essere qui oggi. Ringrazio il presidente della Camera, l'onorevole Fontana, e tutti i rappresentanti delle istituzioni del Paese presenti in sala e Intesa San Paolo. Credo che oggi sia una giornata estremamente importante per noi giovani, perché possiamo rappresentare il risultato di un lungo percorso di lavoro e, per quanto mi riguarda, di continuare una lunga storia. Credo che non tutti in questa sala siano al corrente che sui tavoli dove i ragazzi della Fondazione Olitech studiano e lavorano siano passate alcune tra le più grandi invenzioni che dal secolo precedente ci hanno permesso di poter intravedere questo futuro 2030-2040. In Olivetti, negli anni 60, il primo computer vedeva la luce ad opera di un team di italiani e in quegli stessi anni sempre un italiano inventa il microprocessore che oggi è il cuore che permette all'umanità di poter progredire. E ancora, sempre su questi tavoli, ha appoggiato i propri gomiti l'inventore vicentino dell'algoritmo delle videochiamate, grazie al quale abbiamo potuto sopportare un po' meglio questi anni terribili della pandemia. In tal senso, l'argomento che ci porta da oggi in avanti nasce grazie ad un bresciano che negli anni 90 scrive le basi della realtà immersiva, che oggi tutto il mondo chiama metaverso. E proprio agli inizi di questo millennio, questo signore che è in prima fila faceva parte del team che ha costruito il primo telefono touchscreen della storia collegato alla rete. Mi piace sempre ricordare a tal proposito che il più famoso iPhone arrivò con caratteristiche analoghe ben 6 anni dopo. E ancora sarebbe da menzionare molte altre scoperte che ci permettono di dire che il mondo digitale parla, ha sempre parlato e parlerà italiano. E di questo tutti i membri della Fondazione Olitech ne sono estremamente orgogliosi. Vorrei parlarvi della mia esperienza nell'avvicinamento e dell'appassionarmi a questa materia e soprattutto nel cercare di dare un messaggio ai giovani come me, ma anche più giovani, che la tecnologia parla tranquillamente al femminile. Anzi, in Olitech, negli 8 centri sparsi in tutto il territorio nazionale, più alcuni all'estero, le donne hanno un ruolo primario e stanno continuamente crescendo come numero nello studio della bioinformatica e della realtà immersiva.
Quello che si fa nella nostra fondazione è una ricerca continua che permette ai giovani e alle giovani di potersi confrontare con i problemi attuali del nostro tempo e di risolverli attraverso una tecnologia aperta e democratica, con un occhio rivolto verso il futuro. Va sottolineato infatti che il cambiamento che ci sarà nei prossimi anni e soprattutto a partire dal 2030 a livello internazionale è stato definito come la più grande rivoluzione industriale della storia umana, che permetterà all'uomo che l'uomo ritorni ad essere davvero al comando della tecnologia e non come accade oggi con il mondo dei social network, con strumenti che i creatori degli algoritmi utilizzano per ottenere uno scopo, troppo spesso non a favore dell'individuo. Nei laboratori Olitech sono nate negli ultimi anni delle innovazioni che piano piano in maniera silenziosa stanno portando a dei cambiamenti epocali nell'approccio del mondo che conosciamo. Con la tecnologia della bioinformatica e della realtà immersiva si sono studiati protocolli per aiutare le forze dell'ordine e le procure a risolvere delitti che sembravano irrisolvibili. Mi piacerebbe citare due esempi. Il più famoso, Marco Pantani, dove recentemente il laboratorio Olitech ha dimostrato con evidenza scientifica la realtà dei fatti accaduti e ha dato la prova che uno dei più famosi ciclisti della storia italiana fosse sempre stato una persona brava e corretta. Un altro esempio, forse meno famoso ma attuale, è l'episodio legato alla morte di un giovane di Assisi, al cui principio e per quasi un anno ci si era rassegnati a classificarlo come un banale incidente di caccia. Ma la bioinformatica e la realtà immersiva, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale sviluppata nei laboratori Olitech, ha permesso di ricostruire e di porre con granitica certezza le prove del fatto che incidente non fu, ma che si trattò di un vero e proprio omicidio. In tal senso la procura oggi sta perseguendo il colpevole. Grazie alla passione che in fondazione tutti quanti mettono e anche grazie alla cura degli ambienti che ci riconnettono con il mondo e con la natura circostante, si è scelto di allocare le sedi dove si effettuano gli studi e le ricerche in piccoli borghi, a volte spesso dimenticati e spopolati. È proprio grazie a questo approccio, alle innovazioni tecnologiche di Olitech, che al futuro che ci vedrà sempre più interconnessi attraverso le reti satellitari, che si potrà, seguendo il nostro esempio, ridare vita e ripopolare dei centri che oggi, proprio per mancanza di questi stimoli, stanno scomparendo. Credo però che, in conclusione, sia importante citare quello che negli ultimi anni è stato il più grande risultato che la Fondazione ha raggiunto, ovvero la creazione dei protocolli per gli identificativi biometrici chiamati Human Biometric Avatar. È di questi giorni la notizia che anche una grande compagnia che fa parte dei big player tecnologici globali ha deciso di utilizzare e di iniziare a sperimentare questo protocollo per il proprio servizio di pagamenti online, al fine di assicurare ai propri utenti, e parliamo di miliardi di utenti, un accesso sicuro garantito, non clonabile e totalmente rispettoso della privacy e della centralità dell'individuo. Credo che anche questo venga annoverato tra quelle grandi scoperte con le quali ho aperto questo mio breve intervento e che in futuro probabilmente i nostri figli e i nostri nipoti racconteranno nelle loro lezioni di archeologia informatica. Io vi ringrazio del tempo che mi avete concesso e vorrei lanciare da questo palco un invito soprattutto a tutte le ragazze che come me credono ancora fortemente nei valori della fraternità, della sorellanza, dell'amicizia e del bene comune. Una donna ha grandi possibilità di avere un percorso di studio e di lavoro soddisfacente nei campi che la Fondazione occupa, ovvero la bioinformatica e la realtà immersiva. Stiamo creando le fondamenta che persone come il presidente Violante e gli uomini e le donne di scienza che sono qui presenti hanno predisposto come dote con la quale costruire un futuro migliore per tutti. Grazie per l'attenzione. Resta qui un attimo, Annalisa, perché tu hai fatto un intervento molto bello che mi ha fatto venire un sacco di curiosità. Vorrei sapere quando hai deciso che volevi diventare una donna di scienza e chi è stata la prima persona che ha creduto in te? Devo dire che nella mia vita sono stata fortunata perché ho avuto la possibilità di scegliere quello che mi rappresentava.
Io ho fatto e sto perseguendo un percorso di studi in farmacia e vi ho continuato i miei studi anche per quanto riguarda la bioinformatica e vi ho potuto incentrare la mia attenzione sul metaverso e su tutte le innovazioni che adesso prenderanno il sopravvento dal 2030 al 2040 per essere sempre al passo con la tecnologia, con il mondo che ci circonda. E penso che le prime persone che abbiano creduto in me sono i miei genitori, ma soprattutto Massimiliano Nicolini, che mi ha dato la possibilità di poter essere qui oggi e anche di poter mostrare una parte molto importante del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo tuttora. Grazie, grazie mille Annalisa. Grazie. Vorrei anche dire che oltre ai grandi meriti personali di questi ragazzi, bisogna anche riconoscere il merito di molti, moltissimi professori, di molti insegnanti che sono attenti al talento, alle inclinazioni, che insegnano con l'esempio la dedizione e che si mettono al servizio. Ecco, è giusto che gli adulti siano al servizio dei ragazzi e delle loro idee e del loro sguardo sul mondo, che non siano soltanto impositivi, e che accettino di guardare il mondo con occhi diversi, perché sono questi occhi che stanno costruendo il mondo di domani. Adesso io vorrei chiacchierare un po' con Giuseppe, che è un grande appassionato di astronomia e di pianeti. Non so se il palco va bene per te, però. Va bene? Ce la fai? Vieni. Farei un applauso a questo bambino fantastico. Quanti anni hai, Giuseppe? 11. Ecco, appunto, no, ma dicevo il palco perché è alto, solo per questo. No, lo so che tu stai benissimo sul palco, però se ti metti alla poltrona con il microfono è meglio, col microfono acceso, vediamo se riusciamo ad accenderlo. Vabbè, tu sei un astronomo, devi accendere il microfono. Prova a vedere. Papà. Sì. Ecco, bravissimo. Ci racconti un po' che cosa fai anche la notte, perché ho saputo che tu fai delle cose anche la notte. Allora, la notte praticamente, se ci sta ad esempio la luna, ad esempio alle 3 del mattino, 4 del mattino, io mi sveglio con il mio telescopio e punto la luna. Infatti ho fatto, diciamo, sopra decine, cioè 300 foto della luna, nei preferiti, però ce ne sono ancora di più che non ho messo nei preferiti. Infatti dovrebbero essere sopra i 500, però quelle là che ho fatto di notte, 3 del mattino, 4 del mattino, ne sono sopra i 30. Perché tu vuoi che cosa vuoi fare da grande? Da grande vorrei fare l'astronauta. All'astronauta, e quindi naturalmente devi studiare molto, sì. Devi studiare molto non solo l'astronomia, ma anche un sacco di altre cose. Sì. E quando hai deciso di fare questo da grande? Quando hai deciso qual è la tua strada? Da sempre? Diciamo quasi da 2 anni fa. E quindi come ti stai preparando al tuo futuro? Che cosa stai studiando in particolare?
Diciamo... Perché tu sei in prima media? Sì. Che cosa, come fai ad approfondire tutti i temi che ti interessano, tutte le materie che ti interessano? C'è astronomia alle medie? Alle medie diciamo sì, però ci vuole un po' di tempo perché alla terza media già si fa il sistema solare. E quindi tu studi in più? Sì, perché grazie all'intelligenza artificiale praticamente su internet studio i pianeti e le lingue. Quindi per te internet è uno strumento fondamentale? Sì, infatti internet può essere usato per tante cose, ad esempio per i lavori oppure per una ricerca, eccetera. E c'è qualcuno in particolare che ti aiuta, che ti indirizza, che ti stimola in quello che devi fare, in quello che vuoi fare? Immagino i tuoi genitori, che so che sono qua, ma ci saranno anche degli insegnanti. Sì. E come immagini il tuo futuro? Che cosa ti immagini su un'astronave a esplorare l'universo? Sì, mi immagino ad esplorare la Luna, Marte oppure lo spazio. Beh, mi sembra un bellissimo sogno. C'è qualcos'altro che vuoi raccontare? Sì, in realtà vorrei raccontare, ad esempio, alcune cose di astronomia. Sì, dai. Allora, vorrei raccontare, ad esempio, la formazione del Sole, oppure la formazione degli anelli di Saturno, eccetera. Allora, prima mi hai fatto vedere la foto di Saturno, sì, che hai fotografato col tuo iPhone. Sì, infatti tanto tempo fa, il 15 dicembre, già avevo detto che avevo puntato a Saturno, Giove, Venere. Ora ho puntato anche Urano. Hai puntato Urano? Sì, anche se non è visibile, però è molto difficile perché non era visibile. Quindi tu fai anche delle scoperte? Sì, durante i tuoi studi? Sì, infatti ho fatto tutto un calcolo che praticamente ho puntato Urano, però ora spiego come ho fatto. Allora, praticamente quando Giove e Urano erano in congiunzione nel periodo d'inverno, praticamente mi sono calcolato che Urano era un poco più a sinistra. Infatti ho puntato con il mio telescopio e mi è uscita una stella piccolissima e avevo pensato che era Urano, perché certamente era anche un poco azzurro. Beh, questa è una scoperta molto importante, bravo! Va bene, allora noi ti seguiamo e a poco vogliamo, la prossima volta vogliamo sapere gli aggiornamenti delle tue ricerche e delle tue scoperte. Sì, infatti... Quante lingue stai imparando? 7. Ah, dici quali? Diciamo che le parlo poco, però me le sto imparando. Allora, la prima lingua che mi sto imparando su internet è il russo. E praticamente mi sto imparando il cibo e i verbi. Poi il tedesco me lo sto imparando, ma diciamo seguo più il russo, perché diciamo è anche, come penso io, è anche la seconda lingua che si parla, sì. Infatti io le 7 lingue che parlo, al primo posto viene l'inglese, che lo parlo tutto. Poi al secondo posto praticamente parlo lo spagnolo, al terzo posto parlo il russo e al quarto posto parlo il tedesco. Poi vengono le altre lingue. Diciamo la lingua che so di meno è il cinese. Perché... Ah, accidenti, però. Scusami, ma tu mi hai detto che le impari su internet, ma mi puoi
spiegare come le impari su internet, che così magari ci provo anch'io? In effetti, allora, servono solo le cose principali. Ad esempio, con un'intelligenza artificiale oppure un traduttore, non lo so, ti impari alcune cose, e ti impari i verbi, ti impari il cibo, eccetera. Oppure con app che ti imparano le lingue. Ah, semplicissimo, no? Allora oggi pomeriggio lo farò anch'io. Grazie mille, Giuseppe. Grazie davvero e in bocca al lupo. Adesso vorrei parlare un po' di social con Aurora. Aurora è una studentessa del liceo artistico e se vuoi venire sul palco ti lascio il palco molto volentieri, no, non vuoi, che è, diciamo, in particolar modo esperta di Instagram. Instagram pensiamo tutti di conoscerlo, no? Perché più o meno ce l'abbiamo, lo utilizziamo, lo usiamo per guardare, a volte postiamo delle cose, però forse non lo conosciamo davvero a fondo. E invece Aurora sì. Diciamo, non è che conosco l'app in sé per sé, come funziona e tutti i benefici, diciamo, che può essere sfruttata dall'app. Parlerei più dell'aspetto negativo dei social. Certo. Che il periodo del Covid è stato il periodo in cui eravamo tutti chiusi in casa e c'erano influencer, persone, diciamo, con un certo seguito che postavano video dei loro esercizi quotidiani, dei loro fisici, e magari noi che eravamo chiusi dentro casa non sapevamo più che fare e avevamo questo punto fisso dell'aspetto perfetto anche quando stavamo a casa, perché oramai non avevamo più niente su cui concentrarci nella nostra vita e ci siamo attaccati sul nostro aspetto fisico mettendolo a confronto con quelli visti sui social. Quindi tu hai avuto un'esperienza, diciamo, negativa rispetto ai social, soprattutto durante il periodo del Covid, nel quale in effetti i social, in particolare Instagram, ma penso anche a TikTok, sono esplosi nell'utilizzo da parte dei giovani. Ma anche degli adulti, devo dire. TikTok, a differenza di Instagram, è un'applicazione che su determinati anche commenti, visibilità su varie tematiche, ti limita. Non ha la stessa apertura di Instagram, che Instagram è molto più aperto a qualsiasi tipo di tematica, che può essere anche, diciamo, grave. Troverai sempre tutto su Instagram, mentre su TikTok magari ti manda il numero per il centro di disturbi alimentari o cose del genere. E che cosa è successo? Diciamo che quando stai chiuso dentro casa e non hai più sport da fare, io che ero una grande sportiva, non potevo più allenarmi, quindi ho iniziato a mangiare. Dopo mi accorgevo che non avevo più lo stesso allenamento di prima e quella cosa mi ha mandato un palla al cervello. Un po' in tilt. Sì, sì. E allo stesso tempo guardavi video, certo, di persone perfette, apparentemente perfette. Capitavano sempre video di ragazze, allenati per 2 settimane così e c'era il fisico perfetto, ma intanto io non parto da una liposuzione o da una addominoplastica, quindi di conseguenza vieni anche ingannato da quello, che non sai tutto il percorso che ha fatto quella persona per avere quel fisico. Ti sei sentita fragile? Ti sei sentita esposta? Inizialmente sì, poi con gli anni, essendo seguita, non più. Adesso sono una persona veramente tranquilla, non mi interessa per niente.
E quindi che cosa pensi di questo social media, diciamo, rispetto alle luci e alle ombre? Perché è anche uno strumento molto utile. Certo. E molto divertente. Sì, quando hai momenti di noia che ti metti là, bene o male ti fa passare pure il tempo, ma bisogna stare attenti, diciamo, alle parti più esposte. Magari determinati argomenti non tirarli fuori o determinati commenti alle persone non farle. Ci vorrebbe un galateo dell'uso di Instagram, me lo dice sempre anche mia figlia. Sì, perché è un'arma a doppio taglio. Sia i grandi complimenti, che poi diventano una droga, sia quel fenomeno del... del bullismo, sì, dell'odio, della denigrazione continua. Certo. Se no uno si trova sempre in difficoltà, perché anche troppi commenti positivi fatti magari a una persona così per essere buoni. Adesso sui social va tanto il buonismo, le cose, però sono due eccessi, non c'è mai la via di mezzo. Quindi o uno fa commenti troppo positivi o troppo negativi. Tu pensi che ci sia possibile su Instagram esprimere una verità? Sì e no, perché come anche fanno spesso gli influencer, non possono mostrare tutto della loro vita, perché sennò non viene accettata. Microfono. Perché ci sono le regole del gioco. Quindi anche questo è un gioco anche un po' pericoloso. Però come si può fare? Quali sono le tutele? Non credo che si possa dire togliamo Instagram ai ragazzini. Certamente no, però è più un tenersi la propria vita privata. Magari postare quelle due foto, basta, non ti esponi più di tanto sui social. Più stai sulle tue, meno la gente sa di te. E più vivi la vita. Va bene, grazie. Grazie Aurora. E adesso, se vuole venire sul palco Aaron, vorrei parlare un po' di gaming, cosa di cui io non so moltissimo. Vedo però il mio figlio chiuso in camera per molte ore al giorno, e quindi vorrei farmelo un po' spiegare da te. E quanti anni hai, Aaron? Quasi 13. E sei un esperto di gaming? Sì. E sei un grande giocatore anche? Sì. Diciamo che i videogiochi si possono suddividere in due grandi categorie. La prima, quella che uso più spesso, nella maggior parte del tempo, cioè i giochi educativi, che non possono, cioè non sono soltanto per bambini magari piccoli, ma anche per adulti, perché si possono sempre imparare cose nuove che possono anche tornare utili. La seconda categoria invece è una categoria più sul cioè che non c'è un vero e proprio obiettivo e non ti fa imparare qualcosa. Il mio gioco preferito al quale mi ispiro è Minecraft, che è un gioco a cubi, tipo Lego, in cui si possono costruire tante cose e si può dar sfogo alla propria immaginazione. Con i giochi appunto si impara costruendo Roma in scala 1:1. Ho imparato che la struttura più difficile che ho fatto, diciamo, è stata quella del Colosseo. Ho scoperto che la sua forma è una forma ellittica, quindi non potevo fare un ovale. Dunque, per fare questa forma ho usato la matematica e la programmazione. Allora, ho calcolato che un quadrato, cioè l'ellisse si può racchiudere anche in un quadrato, cioè in un rettangolo, scusa. E un rettangolo che ha come lati uno di 188 e l'altro di 156.
programmando, diciamo, un cubo che creava un cerchio perfetto, sono riuscito ad allungare un po' i lati e a fare la forma del Colosseo. Ovviamente poi ho dovuto calcolare l'altezza, e le arcate, eccetera, però intanto diciamo la cosa difficile è comunque stata fatta. Ma quindi sei un campione? Diciamo che mi affascina l'idea di dar sfogo alla mia creatività, quindi mi piace come gioco. E quante ore al giorno giochi? Un'oretta, due, non troppo. No, perché poi potrebbe diventare una vera e propria dipendenza e non è una cosa giusta, cioè non è una cosa bella. Ovviamente ognuno fa come meglio pensa, però secondo me passare troppe ore davanti agli schermi comporta danni neurologici ma anche fisici. E tu hai anche la poltrona da gamer? Una sorta, sì, sì. Sì, scusa, funziona solo questo microfono. E volevo lasciare il palco a Arons. Qual è il tuo sogno per quando sarai grande? Che cosa vorresti fare? Che cosa farai dopo le scuole medie? Un liceo che mi piaccia. Quindi, per esempio, o il liceo scientifico oppure appunto l'informatico. E un lavoro, cioè non ne ho uno vero e proprio, uno preciso, però mi piace molto il mondo dell'informatica e quindi spero che da grande di farne parte. E ti piacerebbe creare tu stesso un gioco? Sì. Ce l'hai in mente in qualche modo? Lo stai cominciando a immaginarlo? Sì, ovviamente si hanno un po' di idee già da quest'età. Chiaramente la cosa difficile è, ad esempio, programmare e tante cose, però poi rimane comunque la soddisfazione. Insomma, Minecraft quindi è promosso, cioè posso permettere a mio figlio di giocarci. Sì. E dimmi qual è la caratteristica speciale di Minecraft, perché sì, so che è questo gioco in cui si costruiscono mondi, ma bisogna avere delle competenze particolari, bisogna essere un po' bravi in matematica, ad esempio? Dipende dal tipo di cose che si vogliono fare all'interno del gioco. Perché per esempio io lo uso sia per scopi didattici ma anche per scopi personali, perché mi piace appunto la creatività, è un concetto che appunto mi affascina e quindi Minecraft mi permette di applicarlo. E, per lo scopo per il quale lo uso ovviamente richiede sì alcune competenze come la matematica oppure la programmazione, ma anche la geometria e tanti fattori, però secondo me è un gioco che è adatto a tutti. Grazie mille, grazie, facciamo un applauso. Adesso invito Mirella sul palco. Mirella è una dottoranda alla Sapienza di Roma e vorrei che ci raccontassi, io mi siedo e tu ci racconti un po' il futuro. Compito arduo. Ciao a tutti, sì, io sono Mirella De Falco, dottoranda alla Sapienza. Ci tengo anche io ad estendere i ringraziamenti al Presidente Violante, anche a Marco Caso per avermi coinvolto in questo progetto, nonché a Roberto Paura e Daniela Porpiglia dell'Italian Institute for the Future, di cui vi dirò a breve. Allora, parlare del futuro è qualcosa che riguarda noi esseri umani in quanto tale, perché per quanto ne sappiamo adesso, abbiamo concettualizzato la nostra differenza rispetto al regno animale in due modi. Uno è la capacità di pensare al futuro e una è la capacità di pensare alla morte.
E quindi le due cose sono collegate, perché per quanto l'animale si fermi prima del precipizio, proprio per non incorrere in una morte precoce, per quanto ne sappiamo noi, siamo gli unici in grado di riflettere a lungo termine sulle nostre scelte di vita, sui possibili scenari. Ecco, è proprio per questo che da molto tempo ci si è interrogati su come prevedere il futuro. E questo lo ritroviamo nella fantascienza, in particolare dal Novecento, con, non so se qualcuno di voi ha letto Asimov o Orson Welles, che è stato l'ideatore di romanzi di fantascienza molto importanti, come per esempio proprio La macchina del tempo. E proprio Welles, in un clima in cui si aveva estrema fiducia nella scienza come motore del nostro progresso in quanto specie umana, postulò che si potesse prevedere il futuro di qui a 4.000 anni nella stessa identica e precisa modalità con cui possiamo leggere il passato. Cosa è successo poi? Innanzitutto ci è stato dimostrato dalla storia che questa fiducia nella scienza era stata anche mal riposta, per cui lo sviluppo di ordigni per la guerra, come per esempio la bomba atomica, ha gettato nel pieno sconforto anche gli scienziati sociali e quanto si erano dedicati a questa visione ottimista, per così dire, del futuro e dello sviluppo tecnologico. Ecco perché è proprio negli anni 60, ed anche qui, proprio a Roma, che si inizia a parlare non tanto più di previsione, quanto di anticipazione di futuri. E lentamente la parola futuro, da questo grande e pesantissimo singolare incombente, si moltiplica in un plurale, che è quello di futuri, e che brillantemente poi anche nel titolo di questo grande progetto viene ripreso con la nozione di futuri probabili. Che cosa significa questo? Che da prima si cerca di affinare l'arte della previsione, non più ammantata di estrema fiducia nei dati, ma basata pur sempre su delle analisi informatiche, delle analisi statistiche, delle analisi cibernetiche. Ma il focus sui diritti dell'uomo e dell'umanità, il clima successivo alla guerra e anche il clima rivoluzionario del 68 portano altri filosofi e scienziati nel mondo a riflettere in termini di futuri possibili. Ovvero, per esempio, il filosofo De Jouvenel, ve lo cito nel caso a qualcuno possa interessare approfondire l'argomento, propone una distinzione che è opposta a quanto vi dicevo prima su Welles, l'autore di fantascienza. Cioè, non possiamo equiparare passato e futuro, perché nel passato abbiamo dei facta e quindi dei fatti conoscibili, ma nel futuro abbiamo dei futuribles, lui era francese, quindi dei futuribili sui quali possiamo semplicemente congetturare. Di che cosa si occupano oggi i future studies? Sostanzialmente di immaginare, con uno sforzo che è appunto anche di immaginazione e non solo più di scienza, quali scenari ci aspettano di qui a 10, 20, 30 anni e così via. Figuratevi che addirittura nel grande mondo dei futurologi o futuristi, che dir si voglia, uno dei progetti che è stato portato avanti è quello di un grande orologio nel Nevada, che veramente sembra uno scenario apocalittico e veramente tra il cyberpunk e la fantascienza, che rintocca ogni 4.000 anni. 4.000. Perché? Perché quello che ci dicono i future studies è che il futuro è un qualcosa che ci appare impensabile, perché istintivamente è già difficile proiettarci di 10-15 anni, figuriamoci oltre
la nostra vita su questa terra. Eppure dobbiamo farlo perché da una parte questo ci può aiutare a minimizzare dei rischi, a dire attenzione, c'è un futuro dove i social, per esempio, ci controllano, c'è un futuro autoritario e questo purtroppo lo possiamo vedere anche in alcune situazioni del presente. Ma dall'altro immaginare un futuro migliore, il miglior futuro possibile. E con questo sforzo passare da la mera preoccupazione del futuro ad una occupazione del futuro. Occupare proprio in un senso rivoluzionario, no? Come quando magari occupate la scuola perché non ne potete più di qualcosa che è successo. Occupare vuol dire riprenderci il nostro spazio all'interno di un futuro che, per quanto ci piaccia dire, distribuito ugualmente, ragazzi, chiaramente non è così, cioè il nostro potere è limitato. Io credo nel futuro di queste persone fantastiche che ho vicino, perché è chiaro che abbiamo una nostra capacità di agire, ma non è distribuita allo stesso modo. E quindi che cosa voglio dire in conclusione? Lo sforzo immaginativo è qualcosa che dobbiamo coltivare. È un qualcosa che ci permette di suggerire i passi che possono condurci verso quella che sembra un'utopia. Quando io a un certo punto compaio nel documentario e parlo di tetti ricoperti di pannelli solari e pannelli solari anche nei campi, ecco, certamente non è una cosa tanto lontana, ma quante più persone si sforzano verso questo tipo di immaginario, e non lo dico lasciando intuire che sia il migliore perché non è il mio obiettivo, ma se questo immaginario basato su dati scientifici ci sembra ottimale per affrontare una serie di rischi che la nostra società sta attraversando, ecco, allora possiamo rintracciare all'indietro tutti quanti i passi che ci porterebbero verso quella che ci sembra una mera utopia. E questo è quello di cui si occupano gli studi di futuro. Immaginare, basarsi su trend scientifici e statistici e occupare lo spazio che ci resta. Grazie Mirella, grazie per... Resta qui. Grazie per questo scenario molto interessante di questo futuro probabile, perché è sempre probabile. Volevo darvi la possibilità, ragazzi e adulti, visto che abbiamo qui con noi questi giovani appassionati, di fare qualche domanda, perché è un'occasione speciale questa. Avete di fronte non solo menti brillanti, ma insomma persone appassionate di quello che fanno e anche con una grande, direi, innocenza separata dall'ingenuità. Quindi se avete qualche domanda, qualche curiosità, anche semplici, questo è il momento, è il vostro momento, lo dico soprattutto agli studenti e alle studentesse che vedo in sala. Anche consigli. Ciao, sono Amelie Ciancio, volevo fare una domanda ad Annalisa. Lei ha detto nel suo intervento che nel 2030, diciamo, ci saranno dei cambiamenti nel mondo. Cioè, ci puoi spiegare come avverranno questi cambiamenti e magari quali saranno? Sì, certamente. Innanzitutto ci sarà un vivere... Okay. Parla forte. Ci sarà un vissuto differente quotidiano, perché la tecnologia, l'innovazione tecnologica stanno prendendo
una piega differente in cui la centralità non l'avrà più l'algoritmo per il quale noi siamo dei meri dati, come diceva prima anche il presidente Violante, in cui noi siamo soltanto dei dati da poter passare e da mettere in giro. Noi saremo la centralità della tecnologia, ci sarà più educazione nell'utilizzo della tecnologia. Infatti si sta anche elaborando un dispositivo antiviolenza che è centrato proprio sul fatto che esso possa avere sia una funzione di deterrente, quindi in base alle caratteristiche biometriche si analizzano queste caratteristiche biometriche e si capirà se una donna è in pericolo, e quindi si potrà aiutare e supportare sia nelle vicinanze, ma anche si potrà chiamare direttamente la polizia, quindi la tecnologia ci darà un aiuto in più, e non come adesso che magari sui social si perpetra bullismo, si perpetra violenza, perché per carità il libero arbitrio è presente, la libertà di espressione è presente, però penso che una cosa fondamentale sia la gentilezza e l'educazione, quindi penso che ci sarà proprio una maggiore educazione nell'utilizzo dei social, del metaverso, proprio di una realtà aumentata che ci connetterà più tutti quanti. Grazie. Ci sono altre domande? Ecco, sì. Volevo sapere dalla dottoranda che materia studia, in quale dipartimento? Allora, io sono qui perché ho collaborato con l'Italian Institute for the Future e, parentesi, se l'intervento vi è interessato, vi invito a controllarlo perché mettono anche molte borse di studio gratuite per progetti informatici e di digitalizzazione che vi possono interessare. Ad oggi invece studio e lavoro come dottoranda alla Sapienza presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. E in particolare io svolgo un dottorato in psicologia sociale. Per chi non lo sapesse, potremmo dire che vengono applicati dei criteri psicologici allo studio non dell'individuo, ma di interi gruppi sociali. Quindi questo può significare tanto gli uomini, quanto gli abitanti di Roma, quanto gli italiani e così via. In particolare, ancora di più, io mi occupo di clima e ambiente, e per cui con un approccio anche in un certo senso simile a quello del documentario che abbiamo visto, indago i futuri possibili per la transizione energetica, cercando di sviluppare quanto più possibile la capacità di immaginazione dei comuni cittadini e di rintracciare quello che sarebbe il futuro preferito dagli italiani. Ecco, c'è un'altra domanda. Scusi, ma quanti anni fai questo lavoro? Io sono al primo anno del dottorato, quindi metà anno che mi sto dedicando a questo tema, però per la tesi magistrale, la magistrale sono gli ultimi 2 anni dell'università, mi sono già dedicata all'energia e allo studio del fotovoltaico. Ok. Grazie. Mano alzata, anzi due. Vai. Ma perché ti piace perché ti piace questo lavoro pure? Vabbè, questo.
No, è una domanda intelligente perché... Infatti. L'università... Bravo. Perché ti sei appassionata? Sì. Allora, mi sono appassionata perché... voi forse sapete che di solito nei film, nei libri, l'idea di futuro che vediamo più spesso è molto cupa. O è molto cupa, stile cyberpunk per intenderci, quindi abbiamo i grattacieli, abbiamo il dominio autoritario della pubblicità, oppure è molto bianca, ma è un bianco con un po' inquietante, no? Un bianco che significa sviluppo della tecnologia che prende tutto. In realtà io ho scoperto qualche anno fa che esiste anche una letteratura ottimista verso il futuro e che si dedica ai temi della sostenibilità, delle tecnologie utilizzate nella maniera quanto più umana paradossalmente possibile e che quindi può essere utilizzata in realtà anche per capire come arrivare a quel futuro. Allora questo tema ha iniziato a intrigarmi, ho visto che l'Italia sta impegnando tanti dei propri fondi per la transizione energetica e mi sono chiesta se questi due interessi si potessero unire. E possiamo unire uno studio del futuro ad uno studio della psicologia e usarli per capire qual è una transizione energetica migliore possibile per noi? E così sono arrivata qui. È vero che nei libri, nei film, nei romanzi, nelle opere cinematografiche il futuro è sempre definito con una parola distopico. Distopico nel senso quindi di peggiorativo, cioè la distopia è qualcosa che distorce la realtà in un modo peggiore. E però è questa quasi l'unica rappresentazione artistica che noi abbiamo del futuro, quindi anche per questo è molto interessante quello che dici, cercare l'ottimismo del futuro. Sì, infatti a prescindere dall'appoggio sul solare, che è soltanto una parte di questo argomento, il termine solarpunk, che rispecchia questo tipo di letteratura e attitudine che anziché essere distopica è utopistica quasi verso il futuro e quindi estremamente positiva, ecco, la parola solarpunk contiene questo importante suffisso punk. Perché è punk credere in un futuro positivo? Ragazzi, cioè, guardiamoci intorno, insomma. Siamo cresciuti quasi credendo che non potessero più accadere guerre, genocidi, la situazione non è più questa. Siamo cresciuti credendo in una tecnologia migliorativa e abbiamo visto su noi stessi gli effetti anche disastrosi dei social o di internet. E allora ci vuole coraggio a guardare in maniera ottimista al futuro. Positiva ma non positivistica, no? Per cui credere in uno sviluppo della tecnologia che sia anche limitato se questo significa aiutarci a preservare quelle che sono le caratteristiche che apprezziamo della società. Grazie Mirella. Per la domanda. Vedo che c'è un'altra domanda. Io invece volevo fare una riflessione generale su tutto quello che ho ascoltato e imparato oggi. E penso che oltre, vabbè, la scienza, l'informatica, eccetera, un campo, una materia molto importante sia la filosofia, che ultimamente in questo periodo mi sta piacendo sempre di più e diciamo la sto prendendo, come si dice a Napoli, di faccia. E posso dire che il pensiero ultimamente mi è capitato di studiare Socrate, che è uno dei filosofi secondo me più affascinanti che troviamo nell'epoca dei sofisti e che parlava di una tematica molto importante secondo me, che anche al giorno d'oggi possiamo collegare, che è il dialogo.
Il dialogo secondo me è alla base di tutto, cioè ad esempio Socrate lo utilizzava unendo due tecniche, che sono l'ironia e la maieutica. L'ironia, cioè che Socrate attraverso delle parole e attraverso la retorica, che sarebbe l'arte del saper parlare, che utilizzavano i sofisti, riusciva, diciamo, a farti capire che tu non eri competente in quella cosa. Mentre invece la maieutica nasce proprio dalla sua famiglia, perché aveva la mamma, si chiamava Maieuta se non sbaglio, ed era colei che faceva nascere, cioè lavorava facendo nascere i bambini. Inoltre, vabbè, ci sono delle leggende che dicono che il padre invece scolpisse e che dall'unione dei due sia nato Socrate, che era quello che oltre a far nascere, diciamo, i pensieri, l'intelletto delle persone e far scoprire nuovi mondi, scolpiva anche come faceva anche il padre. E secondo me al giorno d'oggi il dialogo è fondamentale, perché il dialogo ci permette di capire e affrontare tematiche anche difficili utilizzando il confronto. Cioè io ad esempio, se facciamo un dialogo, ci facciamo più domande tra di noi e da lì riusciamo ad arrivare ad una conclusione, che sarebbe ciò che ad esempio è stato chiesto. E secondo me, io in realtà mi rispecchio anche un po' in Socrate, perché Socrate diceva di avere un demone all'interno. E però noi quando pensiamo a demone pensiamo a una cosa di negativo che ci porta a fare brutte azioni, mentre invece Socrate diceva di avere un demone che era come se fosse uno spirito guida, che gli permetteva di, nel momento in cui doveva fare un'azione, una determinata azione, e si poneva davanti un problema, chiedeva internamente a sé chiedeva a questo demone come risolvere questo problema. E questo demone, che in realtà era come uno spirito guida e quindi era una cosa di positivo, permetteva di affrontare qualsiasi tematica, qualsiasi problema nel migliore dei modi. E questo. E quindi tu ce l'hai il tuo daimon? Sì, diciamo all'interno, cioè io mi sento di avere un qualcosa che mi permette di assumermi diverse responsabilità oppure prendere diverse scelte. Bravo. Continua a prendere la filosofia. Grazie. Di faccia. Grazie a tutti. Ecco, sì, un'altra domanda. Prego. Volevo chiedere, in base anche agli studi che sempre a Mirella, in base agli studi che hai affrontato finora, sei più propensa a credere che il futuro sarà più distopico, come pensano alcuni, oppure pensi che sarà un futuro più ottimista? Allora, il punto è questo. Io faccio un mestiere che è pieno di risposte a tante domande, però nel prendere delle soluzioni noi scienziati e psicologi sociali dobbiamo interfacciarci con chi può metterle in atto, quindi per esempio con i politici o con delle istituzioni che hanno davvero la possibilità di seguire quella soluzione. E qui entrano tante variabili in gioco, perché nel nostro modello attualmente è chiaro che il profitto economico tende ad essere la variabile più importante. E io credo che stiamo andando in una direzione abbastanza positiva, ma cautamente ottimista. Perché? Per me siamo alle soglie di una nuova rivoluzione, come c'è stata la rivoluzione industriale, così oggi potrebbe esserci una rivoluzione che riesca ad unire l'importanza del profitto per il modello sociale in cui viviamo adesso con l'importanza della sostenibilità. Siccome io ho visto negli ultimi anni tante persone avere sempre più a cuore questi temi e tante cose che ci sembravano impossibili, io per esempio non sono vegetariana, ma ricordo quando veramente essere vegetariani era un tabù, e oggi al supermercato per esempio ci sono interi banchi di prodotti che anche io da onnivora prendo volentieri. Perché? Perché le aziende si sono rese conto di un bisogno sociale che è
in un certo senso più sostenibile e quindi reagiscono. Allora io credo che noi possiamo andare verso un futuro più roseo, ma dobbiamo imparare ad esercitare questo nostro potere e ad esercitare anche l'immaginazione. Se invece ci addormentiamo un po', chiudiamo gli occhi, distogliamo lo sguardo di fronte a tutte quante le cose che stanno succedendo, allora chi detiene il potere credo che non abbia poi motivo di cambiare le cose. Non è facile rispondere, proprio perché i futuri possibili sono tanti ed esistono quelle che nei future studies si chiamano wild card, ovvero eventi inaspettati come una pandemia che per 2 anni ferma tutto. Sta a noi, non a noi qui in questa sala, ma sicuramente a noi come società nella sua interezza, rispettare gli accordi che stiamo prendendo, far corrispondere le parole ai fatti e riconoscere l'importanza dei nostri diritti per un futuro più sostenibile. Grazie. Ecco, sì, prego. Io volevo fare una domanda a Giuseppe. Ma secondo te, Giuseppe, riusciamo ad andare su Marte? Riusciremo ad andare su Marte? Allora, io credo di sì, però fra tanti anni, cioè ad esempio 2030-2040. Infatti credo che Elon Musk ci andrà. Cosa? Che calcolo hai fatto per pensare che si va nel 2030, perché manca ancora un po' di studio? Credo di sì, perché ora diciamo stanno creando dei razzi della SpaceX oppure della NASA per mandare o dei satelliti o degli umani su Marte, così possono colonizzare Marte e creano un secondo mondo. Perché prima su Marte, ad esempio, Marte prima era anche il pianeta classico, cioè il pianeta classico non è la Terra, però era Marte, perché la Terra diciamo che è un pianeta abitabile e sta nella zona abitabile del Sole, però diciamo che Marte tanti anni fa, cioè miliardi di anni fa, era un pianeta classico, cioè era il pianeta normale del sistema solare abitabile, perché c'erano degli umani, delle creature strane simili a degli umani che erano sempre viventi. E poi, visto che su Marte praticamente la superficie di Marte era troppo fredda, si sono trasferiti sulla Terra e quindi Marte dovrebbe essere il pianeta classico, però ora ricreano di nuovo diciamo gli alberi e tutte le cose abitabili grazie alla NASA e tutto. C'è un'altra domanda lì in fondo. Prego. Accendi il microfono. Approfondisce su Instagram, gli sembra praticamente difficile. No, non è difficile, diciamo, fare ricerche comunque su Instagram, approfondire anche come capire l'applicazione. È abbastanza semplice, l'uso si capisce, quindi non ci sono problemi. Gli unici problemi sono riguardo a ciò che si posta e al
cosa si va incontro sui social. Grazie, grazie Aurora, grazie a tutti. Mi dicono che siamo un po' in ritardo con i tempi e quindi dobbiamo purtroppo chiudere le domande, ma è stato molto interessante, quindi vi chiederei di fare un grande applauso a questi ragazzi e ragazze, veramente bravi. Marco, dimmi tu. Ora, chiudi gli occhi per immaginare che ti svegli tra 20 anni e mi dici...
È una mattinata un po' particolare, no? Che fuoriesce dal, cioè, dagli schemi tradizionali. Spero che sia gradita questa formula che abbiamo scelto, per me soprattutto di Marco Caso, che ci ha lavorato e ci lavora. Credo che abbiamo qualcuno collegato, è così? Professor Battiston? Buongiorno, buongiorno Luciano. Ciao, ciao Roberto, prego. Allora, innanzitutto mi sentite con chiarezza, spero, sì? Sì, sì, molto bene. Benissimo. Innanzitutto volevo fare i complimenti per l'organizzazione di questa giornata, per quello che ho seguito di nuovo, ascoltare questi ragazzi, da quelli più piccoli a quelli più grandi, è sempre una sorgente di enorme interesse, perché il modo in cui ci raccontano loro le stesse cose che noi vediamo da adulti è veramente rinfrescante, originale e nuovo. Quindi è veramente eccezionale poter ascoltare da loro che ci vivono dentro. E oggi vi volevo parlare, grazie per l'invito, di, vado un attimo sulla condivisione, share screen, eccolo qua, vado in pubblicazione. E volevo dare un contributo a questo aspetto della discussione, che è la questione che per capire bene quello che ci aspetta dobbiamo capire bene cosa abbiamo di fronte. E molto spesso in queste discussioni che facciamo si nota che, a seconda degli strumenti che le persone hanno a disposizione, la risposta a quale sarà il futuro e come muoversi nel presente è più o meno sicura. Faccio un esempio, ho ascoltato con grandissimo interesse Giuseppe, il futuro astronauta, attuale astronomo, il modo, anche se è giovanissimo, il modo in cui guarda il mondo e quindi anche gli strumenti digitali è di qualcuno che ha le idee chiare, perché ha una base di pensiero, di riflessione che gli permette di analizzare la realtà con i termini scientifici e tecnici, le cose come accadono, come non accadono e cosa c'è dietro le quinte. Molto spesso questo però non è possibile per tutti. Detto questo, stiamo parlando di una fase dello sviluppo delle tecnologie digitali, in particolare della cosiddetta intelligenza generativa, che ha sollevato ovviamente l'attenzione di tutti. Io mi riferisco al Papa, che all'inizio di ogni anno dedica la data della pace a un tema specifico, e quest'anno il tema specifico è stato proprio l'intelligenza artificiale, quantità di problemi che solleva sia per le potenzialità positive sia per i rischi collegati, e proprio su questo credo che sia uno stimolo ulteriore alla necessità di capire cosa c'è dietro questo tipo di tecnologie. Bene, quindi quello che farò nei prossimi minuti è un piccolo esercizio che magari per alcuni sarà ormai diventato quasi banale, per altri potrebbe essere una cosa interessante, che andiamo a vedere cosa c'è dietro le quinte di ChatGPT. Per fare questo facciamo un piccolo esercizio di linguistica computazionale. Utilizziamo il web, che è la base di tutti quanti i dati di cui tanto abbiamo parlato, per calcolare la probabilità che ha ogni lettera di apparire nei testi del web in italiano. È molto semplice spiegare a un computer di distinguere l'italiano da altre lingue, e possiamo chiedergli di fare una striscia di una sessantina di caratteri estratti con la probabilità con cui le lettere in italiano compaiono nel web. Potrebbe essere una cosa di questo genere, completamente illeggibile. Facciamo un passo ulteriore, introduciamo una punteggiatura degli spazi, e può venire fuori che la stessa sequenza comincia a prendere qualche vaga struttura, era virgola, poi c'è zio, poi c'è che, del tutto senza senso, ma avete capito che cosa voglio fare. Il prossimo passo sarà fatta con le coppie di lettere. Le coppie di lettere dell'alfabeto a 26 lettere si mettono assieme e possono creare una matrice come questa, in cui le lettere stanno o non stanno assieme in italiano secondo ben precise probabilità. Per esempio, la Q sta assieme alla U in quando, quadro e via dicendo, quindi ha una certa probabilità di stare assieme. La U con la Q, seguita dalla Q, non accade mai. Questi cerchi neri rappresentano le probabilità che due lettere, le D lettere, hanno di stare assieme. Si può calcolare semplicemente usando i dati in italiano presenti nel web. Bene, chiediamo al computer di fare quindi una frase basata sul rispetto delle probabilità delle D lettere.
E guardate cosa esce fuori, che virgola il sole, invece virgola la pioggia, però virgola c'è, ma come mai tra le stelle, che bello. Sono già comparse frasi brevi che hanno ciascuna un significato, che sono grammaticalmente sensate e corrette e che assieme non hanno nessun senso perché sono una attaccata all'altro. Però avete capito quanto poco ci vuole, prendendo i dati che sono nel web, a creare in modo automatico dei pezzi di frase che sono leggibili. Sorprendente? Ma questo c'è sempre stato, diciamo, in chi studiava queste tecniche. Adesso per il prossimo passo, che è fondamentale, le coppie di parole. Quante sono le parole in italiano? Ma un vocabolario di 50.000 parole è un buon vocabolario. Facciamo la matrice, righe per colonne, 50.000 per 50.000, sono 2 miliardi e mezzo di parole, di combinazioni, sono tantissime per un essere umano, sono gestibili da un computer. Non basta fare questo però, non basta fare la combinazione delle parole, dobbiamo creare anche la connessione fra le frasi che si susseguono. Ecco che qui nascono dei concetti come l'embedding, la trasformazione, transforming, ChatGPT, la T sta per transforming. L'embedding sostanzialmente arricchisce i legami fra una parola e le altre, non è semplicemente essere una dopo l'altra vicine, ma possono anche essere abbastanza vicine. Quindi si sono introdotte un 12-13 mila punti di riferimento per determinare la distanza fra una parola e le altre, grazie a questi punti ancora, che determinano con molta più sofisticatezza la distanza nel testo, nei testi, di una parola da un'altra. E il transforming, che è una tecnica anche lì molto semplice, numerica, sono dei vettori di numeri che vengono combinati, sommati in modo opportuno, che permette di far sì che le parole che vengono aggiunte alla frase in questione tengano conto delle frasi precedenti già sviluppate nel testo. E quindi se io inizio a parlare di ricette di cucina, dopo un po' continuo a parlare coerentemente di ricette di cucina. È un po' una memoria che sempre guardando indietro permette alle frasi di essere consistenti. A questo punto chiediamo di fare un testo iniziando da una mattina. Il testo potrebbe essere: la mattina si sveglia presto, apre la finestra e guarda fuori, punto, il sole splende nel cielo azzurro, si prepara una tazza di caffè, c'è un diario di qualcuno che si sveglia la mattina e racconta quello che sta facendo, quante volte abbiamo pensato le stesse cose, quante volte le abbiamo scritte in qualche diario, quante volte le abbiamo scritte magari in un blog. È proprio questo il punto. Queste informazioni scritte in modo sensato di esperienze quotidiane di migliaia, milioni di persone permettono alla macchina di fare quello che ChatGPT sa fare benissimo, di fare il rastrello digitale, di rastrellare queste informazioni e riproporle ricombinandole secondo delle probabilità. E come vedete sembra tutto semplice e facile, più complicato però di così. Questa macchina non ha nessuna morale, nessun obiettivo, guarda sempre all'indietro per calcolare le sue parole, può parlare di qualsiasi cosa che ci sia nel web, e nel web c'è di tutto, esistono anche le cose più terribili, pornografia, tortura, metodi per distruggere il mondo, per derubare gli altri, la qualsiasi cosa delinquenziale che potete immaginarvi è presente nel web. E siccome questi programmi sono pensati non per essere respinti dalla società, ma al contrario, di infilarsi molto bene nel rapporto che abbiamo con i computer, le famiglie, i ragazzi, i bambini, gli adulti, tutti quanti, le società, diciamo, le imprese hanno bisogno di avere qualche cosa di accettabile, come hanno fatto a correggere questa totale assenza di comprensione non solo nei testi, ma della morale che c'è dietro il senso delle cose? E hanno chiamato in causa ancora una volta gli uomini, le donne che sanno dare un giudizio sui contenuti, e li hanno fatto analizzare quantità enormi di dati del dark web, persone molto spesso di paesi poveri che però sanno leggere, scrivere e usare un computer, pagati un dollaro l'ora, un dollaro e mezzo l'ora per specificare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, mettere dei semafori tali che la macchina non possa, diciamo, passare al di là e continuare ad affrontare queste discussioni che sono inaccettabili dal punto di vista sociale. Quindi in tutto questo la domanda che vi pongo: dov'è l'intelligenza?
questo algoritmo è intelligente, ma mica tanto, è un rastrello, però l'intelligenza sta nei dati che abbiamo messo nel web e sta nel modo con cui li interroghiamo e sta nel modo in cui abbiamo riempito gli algoritmi di contenuti di carattere morale, etico, diciamo di accettabilità. Questo algoritmo è stupido, come solo un rastrello può essere, ma il risultato, grazie al modo in cui rimescola le frasi, come risponde alle nostre domande, è molto interessante, perché a questo punto a una domanda qualsiasi come chi è Albert Einstein, capite bene che la risposta sia accettabile, interessante, ricca di informazioni, perché di Albert Einstein in italiano hanno scritto centinaia e migliaia di persone. Benissimo. Ci sono da questo punto tante conseguenze che si possono trarre dalla situazione in cui ci stiamo muovendo. Per esempio il declino sistematico della capacità di questi algoritmi. Siccome i dati a disposizione non sono tantissimi, ma per queste macchine sono forse meno tanti di quanti non si vorrebbe, sta nascendo la necessità di creare altri dati per allenare questi algoritmi anche in una competizione di carattere industriale. E qualcuno ha pensato, beh, cerchiamo di fare in modo che le macchine stesse producano dati su cui poi allenare le macchine. Per esempio, hanno fatto questo esercizio, hanno preso i dati degli elefanti nella savana, hanno fotografato gli elefanti, migliaia e migliaia di foto, e hanno chiesto alla macchina equivalente di ChatGPT di acquisire queste informazioni e produrre immagini di elefanti nella savana. L'hanno fatto poi iterare più volte con la stessa macchina che, prendendo i dati prodotti, continua a fare una fase di allenamento, e questo è il risultato. A sinistra abbiamo gli elefanti fotografati nella savana da fotografi umani, a destra avete gli elefanti riprodotti da questa macchina dopo un po' di iterazioni sui dati che essa stessa ha prodotto. Che cosa notate? Nasce l'elefante standard, stesso sfondo, stessi colori, stesse dimensioni, stesse caratteristiche, sono tutti uguali a modo loro. La macchina si sta impoverendo della variabilità e della ricchezza che solo la realtà, gli esseri umani, possono fornire, fotografando la realtà con tutte le caratteristiche di imprevedibilità, di cambiamento, di varietà che la realtà e gli esseri umani hanno nel loro interagire con essa, e la macchina tende inevitabilmente a esaurire nel momento in cui è lasciata a se stessa. Nasce l'elefante standard, lascia l'automobile standard, lascia la donna, l'uomo, il bambino, il pallone standard, e si perde via via la ricchezza che invece ha prodotto tutto quello che c'è in internet. Ora vi do un altro esempio, però, per sottolineare come a fronte di rischi ci sono grandi opportunità. Siamo tutti chiamati, i ragazzi, i bambini, per primi a cogliere la ricchezza delle opportunità con gli strumenti adeguati, sapendo quello che si vuole fare. E per esempio vi do un esempio su quanto è brava questa macchina a programmare con Python, per esempio, perché Python è un linguaggio macchina diffusissimo, in cui ed è open source, quindi nel web ce ne sono quantità enormi di dati, informazioni di Python. Per diventare un bravo programmatore di Python basta imparare a fare le domande giuste a GPT, per esempio. Voglio fare un esercizio di dinamica per le scuole elementari in cui faccio rimbalzare un pallone e spiego con una domanda di 10 righe alla macchina cosa voglio fare, e voglio un programma in Python. La macchina riceve la domanda, mi produce in pochi istanti una centinaio di linee in Python che io so vagamente distinguere, non sono un esperto di Python, ma non saprei modificare. Ma la cosa importante è che poi mi nasce questo grafico in cui il pallone rimbalza, e ci ha messo anche un sole stilizzato, perché l'ho pensato per un grafico che possa essere facilmente spiegato a una classe di bambini delle elementari. Ora, questo è solo un esempio di farvi capire che ChatGPT in alcuni settori fornisce degli strumenti per progredire nell'insegnamento, nell'apprendimento, nella ricerca. Io uso tantissimo questo strumento per fare ricerca, che una volta non erano disponibili. E cioè,
Cosa vuol dire questo? Una volta si imparava addirittura a fare la quinta operazione, che era la radice quadrata fatta a mano, non si fa più da un pezzo, ma ce la insegnavano a scuola ai tempi miei, ed era una regoletta da applicare in un certo modo. Oggi chiaramente non la usa più nessuno, le calcolatrici, si preme un pulsante, viene fuori radice del numero con una precisione altissima. Sostanzialmente, da questo punto di vista, grazie alla ripetitività enorme dei sistemi di programmazione in Python e anche in altri linguaggi, è possibile realizzare queste programmazioni in modo automatico, fatta una domanda in modo molto preciso, naturalmente gestendo e controllando quello che viene fuori, questo rastrello digitale che è Python, che è ChatGPT, fa un sacco di errori, perde la direzione, non sa da che parte andare, però una volta che la domanda è fatta bene risponde con grande precisione, e quindi occorre essere capaci di sapere cosa si vuole e verificare il risultato di quello che ha prodotto. È di questo che deve occuparsi la scuola, è di questo che occorre, diciamo, discutere come dare gli strumenti a ciascuno di noi nella società per comandare il processo e non esserne trascinati. Un'ultima domanda prima di lasciarci. Si è stato detto più volte che la questione sta molto nei dati. Senza i dati del web, queste macchine sono degli algoritmi totalmente inutili. È come rastrellare un prato senza la paglia, il fieno o le frasche da raccogliere. Non serve a niente. Ecco, queste macchine sono morte senza i nostri dati. Ho chiesto a ChatGPT di illustrare la quantità di polemiche e anche di cause che OpenAI e anche gli altri produttori di intelligenza artificiale generativa stanno subendo da parte di chi? Di coloro i cui dati sono stati usati per produrre la formazione, il training dell'algoritmo. E questa è un'interessante immagine che ChatGPT mi ha fatto, in cui vediamo il pubblico, tutti esseri umani, la giuria, gli accusatori, i difensori, in parte uomo, in parte macchina, il giudice ancora un uomo, ma è assistito da cameraman e giurati, anch'essi in parte macchine. È un punto essenziale, c'è una discussione fondamentale. L'intelligenza artificiale generativa è un po' come il colosso di Rodi, ha i piedi di argilla. Se non si chiarisce bene come gestire i dati pubblici, i dati con il copyright, tenete conto che il problema del dato non è solamente il dato privato, le caratteristiche nostre personali, ma anche quello con cui ci esprimiamo, chi fa un blog, chi fa un disegno, chi fa una poesia, chi fa un ragionamento e lo mette sul web, diventa rastrellato da queste macchine, e quello che era mio ieri diventa un pezzo della formazione di una macchina che un domani risponderà a me e ad altri come si fanno le cose. Su questo è necessario trovare un modo in cui non siamo solo depredati dal dato che forniamo gratuitamente, ma in qualche modo siamo anche ricompensati, non solo con servizi gratuiti, ma che servono un certo tipo di industria, ma io sostengo anche di uno qualche meccanismo retributivo di ritorno che rimetta, che ridia giustizia al gioco dei dati nel web. Benissimo, sono andato alla fine della mia presentazione, ci potrebbe parlare tantissimo, giustamente, e occorre fermarsi qua. Sappiate che però i concetti fondamentali del nostro vivere sociale, del patto sociale fra persone, del modo in cui abbiamo sempre vissuto, che possono contenere parole come l'inclusione, la trasparenza, la sicurezza, l'equità, la riservatezza, l'affidabilità, la proprietà dei dati, non entro nei dettagli, ognuno di questi temi potrebbe richiedere un seminario, sono elementi fondamentali che dobbiamo contribuire tutti a ridiscutere, rivalutare in un contesto di questi nuovi strumenti e tecnologie moderne. E quindi la domanda che tutti quanti ci poniamo: ma il futuro come sarà? Sarà quello di 1983, in cui le macchine, rappresentando una volontà politica assolutamente conservatrice e reazionaria, comanderanno le masse, condannandole a una vita misera, sottoposta a ogni forma di controllo nei più dettagli della loro giornata? O saremo un mondo in grado di spendere molto più tempo a creare, a pensare, a ragionare sul futuro, aiutato da strumenti potentissimi che ci permettono di fare in pochi minuti, in poche ore, quello che ci mettevamo mesi o anni prima?
La risposta è che sta a noi a decidere, ma per poter essere in grado veramente di decidere del nostro futuro occorre capire con quali tecnologie e con quali realtà abbiamo a che fare oggi. Grazie. Grazie Roberto. Roberto, ti ringraziamo molto. Ora passo la parola a Pietrangelo Buttafuoco e anche con... facendo gli auguri per l'eccellente lavoro che sta facendo, mi pare, così emerge chiaramente da tutti i mezzi di comunicazione. Prego, Pietrangelo. Grazie. ChatGPT impone un salto mentale rispetto alla combinazione dei caratteri mobili. Quindi immaginiamo il salto anche storico, l'enorme parentesi che si profila rispetto alla possibilità di immaginare i caratteri mobili per come Gutenberg aveva saputo ingegnare, e oggi ChatGPT che rielabora e impone un salto mentale proponendo una radicalità della questione delle questioni e soprattutto trasformando quella che è l'essenza della materia con cui si confronta. La materia con cui si confronta, usiamo l'espressione a noi più cara, è il logos, che cerca parola, cerca verbo, e su quello immaginiamo quale possa essere non solo l'invisibile collegamento che c'è tra ogni nostra presenza, la singola nostra esistenza, ma il contesto intorno a cui ci incamminiamo verso quello che a oggi, a tutti gli effetti, nel divenire è impossibile, non tanto impossibile da normare, ma impossibile da decifrare. E la possiamo raccontare così. Mi ha molto colpito quando, durante quell'interessantissimo confronto coi giovanissimi, Arons ha detto che tutto quel che riguarda il suo confronto con la macchina, quindi con l'esercizio del gaming, gli dà questa ebbrezza, la possibilità di sperimentare la sua creatività. E quindi, caro Presidente, ritorniamo alla questione fondamentale, l'ospite inatteso, che è la questione umana. E la possiamo raccontare così. La possiamo raccontare così attraverso quel che ci impone ChatGPT oggi, attraverso quello che nel percorso dell'umanità ha sempre determinato il nostro rapporto con l'alterità, il rapporto con la contingenza, il rapporto anche con la sperimentazione ovvia di tutti i passaggi di conoscenza. E la possiamo raccontare così, la possiamo raccontare, era stato evocato giustamente da un altro dei protagonisti di questo incontro di oggi, la possiamo raccontare con Socrate, che si raccomandava che la parola fosse nel suo nitore preservata da un cascame tecnico, che tale è, ovvero tale è la scrittura. E quindi si raccomandava con i suoi allievi, si raccomandava affinché Platone non cedesse alla tentazione di prendere penna e scrivere, quindi la scrittura. E qui il salto mentale, il passaggio anche temporale, da quel che Socrate custodisce attraverso la nitida parola orale, ovvero sia la sapienza, a Platone che comincia con la scrittura e mette con la sua, col suo inchiostro attraverso la scrittura un passaggio obbligato dalla sapienza al sapere. Andiamo velocemente
E ritorniamo a quello che abbiamo evocato prima a proposito dei caratteri mobili. Quindi noi abbiamo questo rapporto ben preciso tra la sapienza e il sapere che si fa scienza, il sapere che da scienza poi diventa attraverso i caratteri mobili, quindi con la diffusione, la velocità attraverso cui tutto quel giacimento, quel bagaglio, quel confronto, quella dialettica, quella discussione, quel polemos polemico di confronto, da sapienza a sapere a scienza diventa informazione. E arriviamo quindi a quello che poi è il pettine che ci trascina tutti e che di tutti noi fa un nodo, ovvero sia, e l'ho capito quando è iniziata questa ricerca e ne sono orgogliosissimo perché è stato un frutto, possiamo ben dirlo, Presidente Violante, del lavoro attento di Fondazione Leonardo, che è stato quello di andare a sviscerare la questione fondamentale nella sua radicalità. Noi siamo nel flusso digitale e quindi in quel passaggio che abbiamo immaginato da sapienza a sapere, a scienza, a informazione, a dati, abbiamo avvertito immediatamente una necessità, che è quella di cambiare paradigma. Non c'è niente di male, e giustamente il Presidente Violante l'ha sottolineato prima anche nella forma con cui questa giornata ha avuto il suo svolgimento. Il cambiamento fondamentale di rapporto dall'ex cattedra a quello che poi è il ribaltamento generazionale, da che c'è il cammino dell'umanità, ovviamente c'è sempre stato un riferirsi ai maestri nel passaggio e nel rapporto che c'è tra la cattedra e gli alunni. Adesso è ribaltato completamente il paradigma e non c'è nulla di male a sottolinearlo, lo dico soprattutto a chi ha anche la responsabilità istituzionale di custodire le strutture che sono le scuole e il passaggio fondamentale nello scambio di sapienza, di scienza, di sapere, di informazione, di dati. È sempre più ovvio che sono le giovani generazioni, ancor più velocemente quelle ancor più giovani, ad avere la possibilità di manovrare e di intuire e di costruire quello che nella felicissima espressione del titolo è il futuro probabile. Vedete, sono loro che ne sanno molto più di quanto possiamo saperne noi, sono loro che hanno la possibilità di attraversare questa epoca in cui sono i dati nel loro flusso ad essere sciame, ad attraversarci tutti, ad avere quella funzione quasi naturale, e cioè di impollinare e di poter individuare quelli che sono i percorsi di conoscenza futura e quelli che sono le direttive di costruzione della tecnologia e della fabbrica di quello che ci si impone nell'immediato futuro. Non è assolutamente retorica, è un passaggio che mi sono chiesto, probabilmente dà la risposta definitiva a quello che era l'enigma della Sfinge. La Sfinge ci interroga e sulla domanda ormai svelata, quale semplice nella risposta, qual è l'animale che quando nasce a quattro zampe, poi due e infine tre, propone l'argomento e il rapporto che ci coinvolge tutti, ovvero sia con lo strumento, con la macchina, altrimenti detto con la protesi che viene affidata dal genio dell'ingegno dell'uomo in questa difficile camminata nella storia dell'umanità. E quindi l'uomo già dal pollice prensile, e quindi l'uomo già nell'avere individuato nell'uso dell'osso come arma, nell'avere individuato attraverso la forgia degli elementi della natura la costruzione della macchina, adesso proprio in questo nostro stesso istante ha un ulteriore capovolgimento nel rapporto con lo strumento e con la macchina, perché abbiamo a disposizione macchine che
si offrono ad aiutarci non tanto nel camminare più velocemente, non tanto nel vedere dove non possiamo vedere, non tanto nel poter usufruire di arti altrimenti mancanti, ma di dare all'organo in assoluto più misterioso, più delicato, più complicato, l'organo che presiede la nostra stessa esistenza, un'alternativa, una possibilità. Il linguaggio, che non è mai innocente, ha dato la giusta definizione, ovvero sia l'intelligenza e la radicalità della domanda, della questione, che è quella umana, si impone nello stesso momento in cui noi sappiamo che questa macchina può decidere della vita o della morte delle persone, questa macchina può decidere della possibilità di determinare il successo o l'insuccesso di determinati segmenti o fette del planisfero. E questa macchina, che ci aiuta sicuramente, sembra avere confermato quello che nel tempo era stato atteso da sempre, molto spesso confinato in ambito di letteratura, nello stesso momento in cui il demonio, evocato col suo cappello di feltro e la sua piuma, di fronte al vecchio saggio, sapiente, scienziato, informato nel suo flusso di dati, e questo, se non altri, era appunto il Faust, lo interroga e tutto si risolve nell'istante. Facciamoci caso, è l'esatto istante su cui noi, attraverso il flusso digitale, possiamo cogliere di volta in volta un dato e su quello stabilire e costruire nell'algoritmo un percorso, un passaggio che ci impone di poter seguire una direttiva altrimenti incomunicabile, assolutamente incomunicabile. E se solo facciamo uno sforzo di fermare l'istante, non possiamo dire fermati che sei bello, sappiamo con certezza che soltanto queste giovani generazioni, soltanto loro, nella possibilità, nella capacità e anche nell'inconsapevolezza di poter attraversare tutto il giacimento che ci siamo portati dentro, all'enigma della Sfinge, qual è l'animale che quando nasce a quattro zampe, quindi due e infine tre, sa che resterà soltanto quel bastone, un po' come chi ha una certa età se lo ricorda, come nel film, quando nell'immaginario di Kubrick, in quella scena finale del dopo, il dopo della catastrofe, resta un monolite e quel monolite comincia a incendiare e a ravvivare di nuovo l'esistenza. Grazie. Grazie per tanto. Ti ringrazio molto. Ora la parola a Nunzia Ciardi, che ha una grande responsabilità, devo dire, quella di renderci sicuri rispetto a queste cose di cui abbiamo parlato. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ho un compito ingrato, devo chiudere dopo due bellissimi interventi e tra l'altro purtroppo non solo con note ottimistiche, neanche solo pessimistiche, ma non solo ottimistiche. Abbiamo parlato molto di intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale ha colpito l'immaginario di tutti e lo ha colpito attraverso una caratteristica particolare, il linguaggio naturale, il nostro approccio, il nostro modo di interfacciarci con l'intelligenza artificiale, perché in realtà l'intelligenza artificiale esiste da tanto tempo, gli algoritmi di intelligenza artificiale noi li utilizziamo da tanto tempo. Il fenomeno è esploso quando è nata ChatGPT, con la quale noi possiamo parlare naturalmente e chiedere senza termini tecnici e chiedere e fare una conversazione, perché lei capisce il contesto e segue. Se io gli chiedo dammi una ricetta, una delle prime volte che ho usato ChatGPT gli ho detto dammi una ricetta della carbonara. Lei mi ha dato una ricetta della carbonara, che è un tipico piatto romano, e ci ha messo la panna, che tutti i romani sanno che è una cosa terribile la panna nella carbonara. E io, senza porgli di nuovo la domanda, gli ho chiesto, ma senza panna? E
lei ha capito che io mi riferivo alla domanda precedente e mi ha detto sì, senza panna ti posso dare altre ricette, puoi ottenere la stessa cremosità, e mi ha descritto il metodo per ottenere. Quindi ChatGPT sostanzialmente colpisce per questo, perché introduce una capacità nuova, enorme, che è quella del linguaggio naturale, di capire il contesto e seguirci in un ragionamento. L'intelligenza artificiale mette l'accento su un fattore importantissimo, quello dei dati che oggi vengono prodotti nell'epoca moderna. Si stima che nel giro di 2 o 3 anni siano stati prodotti più dati di quelli prodotti in tutta l'umanità, in tutta la storia dell'uomo. Quindi in qualche modo possiamo anche dire che l'intelligenza artificiale nasce per questa esigenza, per utilizzare quell'enorme mole di dati che l'umanità oggi produce costantemente con una progressione sempre maggiore. Chi potrebbe mai processare una mole enorme di dati? Quale uomo sarebbe in grado, anche con strumenti tecnologici, di processare una quantità tale di dati se non l'intelligenza artificiale, che non fa altro che processare dati e darci delle risposte con una potenza computazionale enorme, darci una risposta statistica, no? Ad una parola statisticamente che altra parola segue, e quindi formare un discorso. Pensiamo a che potenza aumentata può dare l'intelligenza artificiale processando una mole così grande di dati. Pensiamo a un'azienda, pensiamo a una società, pensiamo all'economia. Oggi i paesi si contendono le tecnologie sull'intelligenza artificiale perché sanno che attraverso la padronanza di quelle tecnologie, in qualche modo, ve lo dico con un termine molto forte ma espressivo, si dominerà il mondo. Oggi chi domina la tecnologia, chi avrà il potere dell'intelligenza artificiale, dominerà sotto il profilo geopolitico le dinamiche globali. Questa è una cosa che dobbiamo tenere assolutamente presente, soprattutto noi, Europa, che di quella grande quantità di dati che vengono prodotti ne possediamo pochi. Ne regaliamo molti, ma ne possediamo molto pochi. Però l'intelligenza artificiale, che tanto può dare in termini di progresso sociale, politico, tecnologico, e per il quale il paese deve necessariamente, ogni paese non può sottrarsi a questa sfida, l'intelligenza artificiale presenta anche lati d'ombra molto importanti. Mi ha colpito una ricerca che è stata fatta nell'Università della Danimarca. Voi sapete che ChatGPT sostanzialmente, grazie a una grande potenza computazionale, decide statisticamente nel linguaggio quale parola segue un'altra, per esempio. Nell'Università della Danimarca hanno fatto un esperimento cercando di capire la sequenza degli eventi nella vita di una persona. Grazie a parametri statistici hanno visto quale evento ha una regolarità statistica, dati certi parametri nella vita di una persona. Quindi, se Nunzia Ciardi vive in una città di un certo tipo, in un complesso edilizio di un certo tipo, è portatrice di certe malattie genetiche, ha un determinato livello socio-economico, tutti questi parametri con un'esattezza quasi stupefacente ci dicono che cosa può seguire a un evento della mia vita, fino a determinare con una sufficiente approssimazione il momento della morte di quella persona, determinata dal tipo di vita che conduce, in quale città vive, quale edilizia abita, che tipo di relazioni abbia, quanto siano soddisfacenti queste relazioni sociali. Ora, se questo pensiamo ad una politica sociale di un paese,
Se noi vediamo che vivere in un contesto edilizio di un certo tipo, con un reddito minimo di un certo tipo, con un'assistenza sanitaria di un certo tipo, l'evento morte può essere dilatato nel tempo, questo è un dato molto utile. Noi possiamo decidere di adottare una politica che migliori e allunghi la vita delle persone e la renda più soddisfacente. Pensiamo agli stessi dati in mano a un'assicurazione sanitaria, che potrebbe decidere di non assicurare chi vive con parametri che non garantiscono una vita lunga o non garantiscano sufficientemente dalle malattie. Tutto questo che cosa ci dice? È proprio quell'umanesimo digitale di cui tanto spesso parliamo e che però poco pratichiamo. Cioè, l'intelligenza artificiale, come tutta la tecnologia, non può essere competitiva con l'uomo. Deve essere di ausilio all'uomo. L'uomo deve rimanere al centro di certe scelte che devono necessariamente governare l'intelligenza artificiale. Ma io dico di più, devono governare l'intero ecosistema cyber, che non è fatto solo di intelligenza artificiale, quella perlomeno di cui parliamo costantemente sui quotidiani ogni giorno come ChatGPT. Pensiamo per esempio agli algoritmi che regolano i social network, che ci sostanzialmente per ragioni commerciali, come diceva il bambino, basta che io due volte mi connetto a un certo videogioco, a un certo cartone animato, per cui la piattaforma per motivi commerciali mi ripropone sempre argomenti di quel tipo. Questo significa che sostanzialmente ognuno di noi poi viene chiuso per motivi commerciali in una bolla, per cui mi arrivano sempre le stesse notizie, mi arrivano pareri analoghi ai miei. Tutto questo incide sulla conoscenza del mondo e in ultima analisi incide sulla democrazia, perché noi abbiamo una fonte di informazione molto circoscritta. Se a tutto questo aggiungiamo che secondo uno studio di un organismo indipendente, negli Stati Uniti nel 2020 il 3% degli americani si informava su TikTok. Oggi questa percentuale sale al 14%, cioè il 14% degli americani si informa esclusivamente su TikTok, e nella fascia giovanile questa percentuale sale al 32%, cioè il 32% di giovani prendono le informazioni sul mondo solo su TikTok. Se noi consideriamo gli algoritmi dei social network che per massimizzare la presenza ci rinchiudono in quella bolla che vi dicevo, e consideriamo anche gli effetti, non vi appaia come dire esagerato, ma gli effetti cognitivi di lungo termine che abbiamo vivendo sui social network. Pensate che i giovani sono passati da Facebook a Instagram fino a TikTok, in cui la lunghezza media di ogni video è di 30 secondi. Questo è stato studiato, che potrebbe avere effetti cognitivi sulla capacità di concentrazione delle persone e sull'affrontare la complessità dei problemi enorme. Cioè i nostri ragazzi si abituano a ragionare su video di 30 secondi. La capacità di concentrazione inevitabilmente cala, inesorabilmente cala, e così la capacità di affrontare problemi complessi. Perché necessariamente in 30 secondi anche il problema complesso deve essere semplificato al massimo. Ne risulta che la capacità di processare nozioni complessi viene demolita. Se a tutto questo aggiungiamo che secondo esperimenti fatti anche con le immagini neurologiche, con tecniche di, pensiamo a una TAC neurologica, eccetera, si è visto che apprendere su testi online, apprendere su internet, non attiva le capacità di apprendimento profondo, ma solo quello superficiale. Sostanzialmente, scorrendo la rete e trovando una marea di informazioni, molto spesso ce le dimentichiamo
dopo pochissimo tempo, perché non attiviamo le capacità di apprendimento profondo. Tutto questo ci dà una visione di che cosa sono e di che cosa saranno i processi cognitivi e le capacità cognitive a lungo termine. Termino con una citazione di un filosofo coreano che io ho trovato folgorante. Lui dice sostanzialmente che l'eccesso di notizie, del quale tutti noi come dire, soffriamo il volume in questo periodo, no? Abbiamo una quantità di notizie enorme in tempo reale, le più discordanti che ci arrivano dai social network, che ci arrivano da ogni media, da ogni organismo di informazione, che la grande quantità di notizie, superata una soglia critica, non è più informante ma disinformante. Quando si supera una soglia critica di numero di notizie, la persona che le riceve, anziché essere informata, è disorientata. E lui dice: le teorie del complotto nascono proprio da questo. È la risposta a questo diluvio di informazioni che ci disorienta, per cui tendiamo a difenderci chiudendoci in una bolla. Ora, dopo aver fatto questo quadro apocalittico, io voglio dire che io credo molto nella tecnologia, credo nella sua capacità di migliorare il mondo, sono un'appassionata della tecnologia, ma proprio per questo non possiamo trascurare effetti che a lungo termine potrebbero diventare anche devastanti. Questo è quello che ci dice fondamentalmente che è un sistema nel suo complesso che va governato, ma non va governato dai tecnici. I tecnici devono allestire il sistema, ma il sistema va governato dagli umanisti, dai filosofi, dalle persone che sanno ragionare a lungo termine sul destino delle società. Bene. Grazie, dottoressa Ciardi. A proposito di ChatGPT, mi è capitato qualche tempo fa di chiedere cosa è successo in Italia dagli anni 70 agli anni 80. La risposta era: un importante uomo politico, Giulio Andreotti, segretario del Partito Comunista Italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se era una malignità, questo francamente non so. Poi dopo chiedemmo di correggere per ovvi motivi. Io pregherei a questo punto la sottosegretaria Paola Frassinetti, la ringraziamo molto per essere qui, signora sottosegretaria, so che lei è molto attenta a questo tipo di problemi. Grazie. Buongiorno a tutti. Io ringrazio il Presidente Violante per questo graditissimo invito che mi ha portato oggi qui, nonostante a Milano ci sia il derby stasera, quindi la mia presenza, no, scherzi a parte, è un tema importantissimo. Io ho la delega, quando si è insediato il Ministro mi ha dato la delega alle nuove tecnologie e all'innovazione digitale, e io devo dire che tra tutte le deleghe che ho avuto, veramente riflettuto su questa, sulla responsabilità che mi sento addosso a dover cercare di connettere tutti i discorsi e le riflessioni che sono state fatte stamattina qui e che sono anche frutto di questa ricerca lunga, elaborata, originale che avete portato avanti, di metterle poi insieme alle scuole, cioè di tentare questa connessione. Saluto tutti i presenti, gli studenti delle scuole, degli istituti che sono presenti oggi, che hanno partecipato a questa interessante iniziativa. Noi dobbiamo porci davanti al futuro e futuri probabili, secondo me è veramente un titolo molto attinente a quello che noi ci dobbiamo immaginare. Noi abbiamo il dovere di far sì che la scuola faccia quel salto in avanti, che riesca veramente a centrare la difficoltà
della sfida che dobbiamo affrontare. Abbiamo naturalmente alcune criticità, la disomogeneità dei territori, quindi magari io riscontro inviti nelle scuole dove ci sono eccellenze, è stato il presidente Violante da me al Ministero poche settimane fa, dove una scuola delle Marche ha lanciato una sonda nello spazio, e magari poi invece zone o istituti che, dove non esiste una cultura, diciamo, tecnologica e informatica adeguata. Quindi noi abbiamo innanzitutto l'obiettivo di mettere un po' tutti sullo stesso piano, perché questa grande sfida, gli studenti italiani hanno il diritto, questo è un diritto, di avere gli strumenti per poterla affrontare. E poi naturalmente alcuni punti fissi che ci possono aiutare in questo cammino, fatto di opportunità e di rischi. Ecco, noi cerchiamo un po' di semplificare nel mondo della scuola, perché ci dobbiamo rivolgere dai bambini della scuola dell'infanzia fino a chi dà l'esame di maturità, perché noi vogliamo iniziare anche proprio dai bambini, perché lo riteniamo molto importante. Dobbiamo dare anche dei messaggi semplici che possono essere percepiti, quindi opportunità e rischi. Le opportunità sono tante, se ne è parlato stamattina, nuovi lavori, capacità naturalmente di velocizzare ogni tipo di ricerca, ma esistono anche i rischi che sono ben noti e conosciuti. Quindi questa linea, sempre un po' così difficile anche impostare, tenere sempre la barra dritta, è la cosa più importante. Penso che uno dei segreti sia anche lavorare in comunità, lavorare insieme. Questo è una capacità tutta italiana, ce lo dice anche la nostra storia. Tante scuole hanno dato il meglio di sé proprio con un lavoro insieme. Ecco, penso che lavorare insieme, e adesso molte scuole lo fanno, la didattica si sta anche orientando verso questa tipologia di lavoro, è molto importante per lo scambio di idee, per il fatto che rimane un po' umanizzata l'approccio che si fa. Poi la centralità dell'uomo nel rapporto con la tecnologia, questo naturalmente non bisogna mai stancarsi di dirlo, anche se sembra un po' una banalità, però dobbiamo sempre tenere il cervello, il cuore, l'umanità al centro del nostro rapporto con la tecnologia. Dobbiamo ricordarci che è uno strumento. Io mi ero appuntata un esempio, il mito di Teseo e la Medusa, dove l'eroe grazie allo specchio riesce a sconfiggere il mostro, dimostra proprio che grazie alla tecnè l'uomo riesce addirittura a vincere sul divino. E tuttavia ci dobbiamo anche ricordare di un altro mito, quello delle Argonautiche, dove vi è Talos, un gigantesco automa di bronzo, il primo robot mai ipotizzato nella mente umana. Questa macchina fa strage di uomini ed è un monito che gli antichi ci hanno consegnato circa il pericolo che l'uomo un giorno potesse in qualche modo farsi adoratore, schiavo della tecnologia che poi alla fine lo sovrasta. Ecco, quindi diciamo che alcuni moniti ci arrivano dall'antichità e sono preziosi, ma penso che sia importante proprio partire dall'esempio che è stato fatto anche in questa iniziativa, chiudere gli occhi e immaginare di svegliarsi tra 20 anni. Pensate ragazzi, ci si sveglia tra 20 anni e per comprendere veramente quali sono le innovazioni, come le macchine potranno essere insieme, coesistere nel nostro stesso habitat in maniera anche molto più ingombrante di ora. Il bambino nell'intervista parlava della medicina, del medico, del robot più bravo del medico. Ecco, la medicina sarà uno di quei campi dove naturalmente io immagino le trasformazioni saranno più veloci ancora che in altri campi. Quindi vado verso la conclusione, garantendo che il Ministero c'è,
il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ben presente le sfide che ci attendono e lo vuole fare in maniera moderna, agile, snella, disponibile al confronto con tutti, senza eccessive burocratizzazioni, che sono un po' uno dei difetti di questo ministero, a prescindere da chi lo regga. E quindi noi vogliamo veramente essere al fianco dei ragazzi, degli studenti, per essere utili anche come motore di coordinamento e portatori di una voce nuova nella scuola, che possa sempre, e torno al punto, mettere in guardia i ragazzi dai pericoli, ma attenzionare anche le tantissime opportunità che questo tempo ci offre. Grazie a tutti. Bene, grazie. Frassinetti, una cosa sola e chiudiamo, ragazzi. Guardate che il futuro non ci arriva addosso, va costruito. Non ci arriva addosso, va costruito. E questo voi, questo riguarda soprattutto voi, siccome molti hanno parlato di futuro, dipende dalle scelte che voi farete singolarmente, il tipo di futuro che verrà. Quindi è nelle vostre mani, questo voglio dire, o nelle nostre mani, mani di tutti, insomma, no? Il punto di fondo è costruire futuro. Costruire il futuro. Ecco, volevo, questa tra l'altro è la linea guida che seguiamo come Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. Ringrazio molto Paola Frassinetti, davvero, non è sottosegretaria. Ringrazio l'amministrazione della Camera, il suo segretario generale Fabrizio Cassaldi, e ringrazio tutti gli assistenti che ci aiutano come a seguire. Guardate, gli assistenti sono quelle signore e quei signori in divisa, che sembrano che non facciano nulla, sono quelli essenziali per il funzionamento, ve lo dico perché conosco la Camera molto bene, sono essenziali per il funzionamento della Camera, se loro la Camera non funziona. E quindi volevo esprimere gratitudine e compiacimento per quello che loro fanno. Grazie a tutti ragazzi, arrivederci. In questo mondo siamo tutti connessi e lo sei anche tu. Intelligenza artificiale da me che arriva fino a te. E sarà il mio tempo, lo stesso che vivi anche tu. Perché siamo pianeti diversi, sì diversi, a volte un po' simili. Perché siamo uno fra tanti, ci perdiamo a volte senza un perché. Ma siamo tutti, tutti futuri probabili. Siamo tutti, tutti futuri probabili. I nostri passi a terra e dove c'è il mare, nello spazio ci so stare. Strade d'asfalto o metaverso, vedrai che anche qui è lo stesso. E sarà, e sarà, e sarà il mio tempo, il tempo che vivi anche tu. Perché siamo pianeti diversi, sì diversi, a volte un po' simili. Perché siamo uno fra tanti, ci perdiamo a volte senza un perché. Ma siamo tutti, tutti futuri probabili. Siamo tutti, tu fidati di me, tu fidati di me, tutti futuri probabili. Perché siamo uno fra tanti,
ci perdiamo a volte senza un perché, qui nel tempo e nella storia e nei viaggi della mia memoria, tra le righe di un sogno che ho fatto.